Questa edizione di Griglia di Partenza è realizzata in collaborazione con Peugeot Scooters, Nolan, Bosch, San Carlo, Polini, Diavolina, Fassina, Aznom, PB Racing Lotus, Go and Fun Green Energy Drink. Benvenuti a Lakema Stand Nolan X-Lite, siete tanti, facciamo un applauso, griglia di partenza soprattutto ai nostri ospiti amici, ciao ciao, benvenuti. Inizio subito a salutarvi, la fortuna di avere qui qualche pilotino, reduce dal Mondiale Superbike, in attesa di capire cosa succederà, però subito qua vicino a me Michel Fabrizio, ciao Michel. Ciao, ciao a tutti. Che bello, che besto, bello. Ciao, bello carico, di fianco a te, ahimè, un Latin Lover dichiarato, programmato, Dario Marchetti, non più un pilota perché Dario... Reduce da una gara, già no, l'aspetta, reduce da una gara pazzesca, purtroppo hai detto due decessi a Daytona, hai rischiato anche te, per cui insomma è stato. Se ne è parlato poco Dario, però qui ne ho sentito parlare molto poco. Beh, fortunatamente sono tornato sano e salvo, quindi va bene, peccato, sono a rischi delle gare, è stato un brutto incidente, un contatto in un punto veloce vicino al banking, proprio vicino a Genova, sono tanti. Così, mi tocca, è il prezzo da pagare. Lì mi è rimasto anch'io dopo. Povero, stava raccontando di Daytona, no, purtroppo incidente brutto, oltretutto durante le prove libere, un pilota di grande esperienza stava insegnando a un debuttante canadese che aveva corso nella NASCAR, ma era agli inizi, nella prima volta in moto Daytona, e proprio nel banking c'è stato un contatto, incidente drammatico. E gli spazi di fuga sono fondamentali, Daytona è una pista con grande fascino, però purtroppo nelle sopraelevate se succede qualcosa spesso è fatale. Io sono stato fortunato, ho avuto proprio un problema nello stesso punto la domenica mattina, fortunatamente è andata tutto bene, quindi non sono neanche caduto e purtroppo per voi sono ancora qui. No, siamo felici, siamo con voi. Saluto Enzo Gianola, che avete già ancora sentito in versione disturbatore, no. Gli piace così verificare che no. Sia... Cosa? Tu, io no. Allora, presentaci Virginio. Ciao, che... Sono arrivato 45 minuti prima. Quando? Ho chiesto a Pasquale, tra quanto cominciamo? Un quarto d'ora. Ma cos'hai in bocca? C'hai la cicca? Cos'è che hai in bocca? C'è dello sponsor. Sono andato a fare la pipì. Sì. Vabbè, ma non ho capito, sei l'unico che arriva sempre in ritardo. C'è lo sponsor greco, eh. No, Picchi Picchi, adesso spiega che cos'è. Spiega cos'è, è nato Picchi Picchi qua. Spiegalo tu. No, spiegalo te. A parte non si può spiegare già uno che vuole Picchi Picchi. Dagli il microfono, dai, va. Dai, dai, microfono. Non incrociatevi, inizia già malissimo. Sarà dura passare questa serata con voi. Virgi, cos'è Picchi Picchi? È un nuovo portale dedicato a tutti i motoclub del mondo e a tutti i motociclisti del mondo. Mondo. Dove potete buttare dentro, chiaramente devono essere fonti certe, fonti serie, però dove noi butteremo dentro tutto quello che ci interessa. A 361 gradi. Esatto, c'è quel grado in più che poi ci spiegherai. Esatto. Tu, benissimo. E faremo tanta polvere. Benissimo, è già online www.picchipicchi.com. Ok? Yes. Ciao Zam, pronto a partire per Valencia dove terminerà il moto mondiale. Ma il nome chi l'ha scelto? Picchi Picchi qua. Una bimba... Italo-keniota, perché in Swahili Picchi Picchi vuol dire moto. C'ha questa assonanza, no? Picchi Picchi moto, cioè tu lo riporti.
No? No, ma è vero. È vero, no, so poi che in è italiano vero, picchi picchi vuol dire che se picchi, picchi fa male. Ciao Marco Melandri. Ciao, ciao a tutti. Ben ritrovato, le prime pagine dei giornali parlano di te oggi, per molto bene. Parleremo di Aprilia, se vuoi, se puoi, perché qui non si capisce mai che cosa si può, cosa non si può fare. Siamo liberi, dal primo novembre siamo ufficialmente, diciamo, abbiamo scavallato. Bene, bene, sono felice di ritrovarti con quella casacca, è stata tra l'altro la prima con la quale ti ho conosciuto. La fortuna di intervistarti al Mugello tanti anni fa. Alberto Vergani, un microfono ce l'hai? Sì, sei il padrone di casa, ecco lì. Dobbiamo un po' gestirci, abbiate pazienza. Ciao Alberto, grazie. Ciao, ciao a tutti. Disponibilità, come sei, carico? Carichissimo. Pronto? Carichissimo. Scaletta non ce n'è, si andrà come andiamo al solito. Andiamo a braccio, come al solito, abbiamo ospiti. Scaletta ce l'ha qua dietro, tra l'altro è anche ben, peraltro molto bene, è ben arredata la scaletta. Saluto Fino Allievi, Gazzetta dello Sport, grazie, anche se grazie, ahimè, buongiorno. Qua dicono, ah, l'ho visto a griglia di partenza. Sì, è vero, è che tu mi hai visto a volte. Sì, no? Ogni tanto t'ho visto. Saltuariamente. Benissimo, di fianco a te, un personaggio molto legato al mondo del web, Mr. Helmet, in arte, Mr. Helmet, Gianluigi Ragno, anche per noi, mi piace dire anche il tuo nome. Grazie, sei ciao. Ormai quasi l'unico che mi chiama così, anche sì. A casa mi chiamano Mr. Helmet. Sì, vabbè, ormai. Senti, però un nome e cognome ce l'hai. Per cui... Sì, per fortuna un nome e cognome ce l'ho. Senti, tu sei una voce di grandissima rottura nel mondo delle due ruote. Sì, a 360 gradi. Però sei abituato a dire quello, a quello che pensi, per cui stasera abbiamo piacere di averti qua insieme a noi. Grazie. Allora, partiamo da che cosa fai tu l'anno prossimo, sappiamo già. Quanto sei carico per questa avventura con l'Aprilia, le sensazioni, la moto, insomma, cosa cambia da domani in avanti? Beh, cambia tutto, e per un pilota le sensazioni che ha di una moto sono tutto. Era una strada che eravamo già vicini a percorrere 2 anni fa, poi non siamo, per vari motivi siamo andati in BMW con un'esperienza comunque bellissima di 2 anni. E riparto da zero, ho avuto un test di un giorno, ma di fatto è stato un assaggio perché c'era vento forte, un giro pioveva, un giro smetteva, quindi le condizioni erano difficili. Ho girato solo per cercare di capire un po' le caratteristiche della moto, cercare di trasmettere alla squadra il mio modo di comunicare con loro e di capire il loro metodo di lavoro. Quindi non vedo l'ora di tornare in sella ad Aragon il 14 novembre, sperando in un test asciutto dove possiamo iniziare a lavorare sulla moto, capirne le caratteristiche e capire anche come devo cambiare il mio stile di guida. Senti, la tua strada si è spesso incrociata con quella di Biagi. Ti chiedo se 2 anni fa il fatto che tu non sia arrivato là poteva avere a che fare in qualche modo con la presenza di Biagi in Aprilia, non so se hai voglia di rispondere o no. E poi cosa proverai quando lui sarà il tuo team manager, visto che ha già detto, insomma, che... Stai scherzando? Non lo so, c'è scritto sui giornali che lui dice che Colladino gli ha promesso quel posto lì, per cui te lo ritroverai come team manager. Io voglio correre in moto, voglio divertirmi. Non è vero che Colladino gliel'ha promesso, ha detto... Lo dice lui, l'ho letto. No, dice che in passato ha fatto questa promessa. Adesso, vediamo se si ricorda, però ieri Colladino non ha detto nulla di ciò. Per vabbè, cui... ma metti che si ricordi Colladino. Cosa... Guarda, comunque credo che il pilota sia quello che debba finalizzare il lavoro dell'azienda, quindi è quello che deve essere tranquillo, sereno e tutto deve funzionare nel modo migliore. Quindi il team manager deve essere una persona che si integri nel gruppo e speriamo che sia così. Quindi sta dicendo che Biagi non lo vuole lui, non può. Voglio capire, difatti. Ti devo dire una cosa, proprio ieri con Marco ne parlavamo, che Biagi da telecronista intanto è competente in termini tecnici, no, però si sa esprimere, alle giuste, dice le cose giuste al momento giusto. Anche un bel modo di parlare. Esatto, un bel modo. E ti dirò anche che adesso siamo pure amici, perché ultimamente in Turchia abbiamo addirittura pranzato assieme, no? Abbiamo parlato di Marco, di Carlos, cioè sono rimasto sorpreso, cioè tolti i panni del pilota è diventata una persona non più, come dire... Complicata forse. Esatto, complicata come era prima. Bene, bene. Solo con me però. Con te? È rimasto un po'... Come siete? Canegato di brutto? Ma con Marco si sono incrociate le strade, io col fatto che l'ho sempre preso quando sempre siamo rimasti non tanto amici. Quindi... Perché tu sei di Roma. Sì, poi sono di Roma, in più le strade non si sono incrociate, ci siamo sempre presi, quindi... Beh, insomma, nel vostro ambiente però è facile non avere tutti amici, no? Io credo che ognuno di voi abbia, prima della domanda di Zam, cioè... Per esempio, io ho cominciato con lui, mi è sempre stato... Sulle palle. No, più di Schumacher. No, ma dai, ne avete molto uno... Parliamo anche, no, stasera, non essendoci scaletta. Invece lui è uno che vi è sempre stato sulle palle. Avete il coraggio di dire uno che vi è sempre stato sulle palle? Dario? Paura che finisse il programma, che non abbiamo ancora finito. Ah, sono tanti? Ah, sono tanti, ah, però interessante. Ma chiunque, già in tanti anni, ne accumuli. C'è quello che è più simpatico, c'è quello che è meno simpatico. Però secondo me, quando è molto bello, quando l'astio e l'antipatia è circoscritta
a quello che stai facendo in perché pista. Magari è un collega in pista. E come diceva giustamente Vergani, quando i ruoli si cambiano, tu puoi vedere una persona che in pista ha il suo atteggiamento, il suo comportamento. Io proprio adesso dai tono ho visto uno che non lo potevo vedere, purtroppo l'ho rivisto, ci si è messi a parlare, fa altre cose ed è stato anche piacevole perché magari... No, poi io l'ho detto che tu gli stavi sulle balle. Ma subito, perché magari, sai, fai finta quando di... Quando ti trovi un ruolo diverso, una persona, lo valuti... Sai, in pista ognuno ha il suo carattere e ognuno ha il suo obiettivo, quindi si cerca, anche adesso Valencia, di distruggere l'avversario con tutti i mezzi che hai. Ne parliamo, quelle di, le prime dichiarazioni di Valencia. Quelle che ti già stanno sulle balle sono quelle che fanno forte come te. Cioè, non è che difficile stai... uno lento l'ultimo ti... è sempre tuo amico, non è una roba... Virginia, ad esempio, era amico di Agostini, dopo gli ha dato una moto che non andava, mi ricordo, nell'84. Da adesso, da lì... ma parliamo di questa cosa, no? Hai toccato un tasto giusto, interessante. È vero. Virgi con Agostini, che cos'è? Cos'è il rapporto? Ma una volta sull'ascensore si sono trovati per sbaglio lì, è uscito tutto spennato uno, cosa è successo? Sì, ma siete due galli, due quei galli che fanno... Raccontala tu, cos'è successo? Anche con Barry Sheen, Beh, ma ce n'era uno con cui andavi d'accordo o no? C'era. Tieni il microfono, non fargli fare il porta microfono. Si era aperto l'ascensore. Io sto entrando nell'ascensore, lui mi vede. Lui chi? Agostini. Giacomo. È uscito l'ascensore, ha fatto. Ho dimenticato. È uscito l'ascensore. Io sono entrato, ho chiuso l'ascensore. Ti sei mai preso a botte con qualcuno? Tipo Arturo ce l'ha già raccontato. Fuori dalla pista. Fuori dalla pista, diverse volte. No, in ma pista no, con qualche pilota, con qualche collega. No, mai. Mai? No, ma io, mentre tu che facevi la domanda, io cercavo la... Grazie. Io cercavo... Lui ieri ci teneva a specificare, dice, guarda che io sono stordito, perché ho fatto due volte coma. Cioè lui, ieri, mentre lavoravamo insieme qua, tra l'altro dopo Griglia, cioè Griglia non finisce... con questa è perché location, uno si stupisce dice, quando ti dicono ma ti ricordi quella volta, io dico non mi ricordo sinceramente, ma forse è la reminiscenza del coma, non lo so. Senti cosa ha detto Michele, senti la domanda, due miei amici tienilo più basso, senti la domanda, c'è Gresini che da allora può salutarli. Adesso li saluto. Adesso. Quando correvamo no. Va bene. Senti la domanda che mi ha fatto Michel con timidezza. No, dico, ma a fine carriera divento come loro. A fine carriera divento come loro, mamma mia. Lui a volte è già peggio. Allora migliori. Corre, devo dire la verità. Detto il suo collega, adesso è già peggio lui, ogni tanto è già peggio adesso. Fra due anni, tre anni, Marco diventerà amico di Max. No, ma adesso... io non ho dubbi. No, guarda che... No, guarda che ho visto Monte Carlo alla rotonda che te aveva a sinistra e lui a destra, vanno incrociato. Però ci siamo dati un bello scambio di sguardi. No, quando naturalmente ci si corre contro è difficile legare, però l'importante è che ci sia il rispetto reciproco, comunque stima e rispetto. Infatti io non ho mai provato, non mi è mai stato antipatico qualcuno con cui ci ho corso contro. Magari è normale perché avevamo lo stesso obiettivo, non andavamo d'accordo, però... Io parto dall'idea che giriamo il mondo, viviamo tutti in questo paesino piccolo che è il paddock per la stessa passione. Quindi questo comunque ci deve legare in qualche modo. A noi piloti, poi chi è fuori che lo fa solo per soldi. Ma guarda Franco che anche Pino Allievi odia i giornalisti. Pino Allievi di Griglia di partenza, sì. No, lo possono vedere, non so, quelli tipo Ezio Pirazzi, non lo possiamo vedere. Ma io non posso, io con uno ce l'ho a morte. È Bobbiese. Porca miseria. Però Bob una volta Bob, primo. Però, mentre tu facevi la domanda, io stavo pensando, ma non c'era un elemento veramente nell'ambiente della corsa che ti stesse particolarmente. Sugli? No, Zebedeus. Zebedeus. Fanno finire che vedi non è vero. No, fuori, no, perché noi facevamo le grigliate, andavamo a pescare assieme, facevamo tutti i casini, anche con Marco. Poi in pista ci suonavamo, ma fuori noi eravamo amici, veramente. Amici. Zambo, devi fare una domanda? Tanto aggiungo, lui prima ha nominato Gresini e Cadalola, anche Reggiani e Cadalola erano cane e gatto quando erano in pista, adesso sono amici, vanno a girare in pista assieme, quindi dai, si cambia per fortuna. Ma diventi amico dopo nel Senti, posso attualizzare la discussione? Vai. Domenica, adesso Zam sta per lasciarci perché va a prendere l'aereo per Valencia. Ma voi chi vedete campione del mondo della MotoGP domenica? Un nome secco, dai Virginia. Dice io? Vai Zam. Marquez, anche se speravo Lorenzo. Perché speravi? Ti stai sbilanciando? Sapevo che avessi una. No, perché Marquez è stata una sorpresa per tutti. Ma se guardiamo l'excursus del campionato, se guardiamo quello che ognuno di loro ha perso per strada,
Marquez ha avuto una fortuna. Tu sei d'accordo nella squalifica che gli è andato a... No, quella non mi piace, proprio non mi piace. Anzi, io non l'avrei affatto squalificato, io gli avrei dato il suo punteggio tranquillo. Ma quello che mi lascia dal punto di vista della sorte proprio, il fatto che lui abbia fatto quanti 15 voli? 32 mi sembra. Quindi, ecco, ma è veramente difficile fare 15 voli senza avere il mignolino che ti fa la, la fortuna è una caratteristica ai campioni. Quindi è da quel lato che io dico, forse tra i due, quello che meritava veramente il campionato è Lorenzo. Però cosa succede, Virgilio? Che se lo vince Lorenzo diranno sì, però Marquez gli hanno portato via questo qua, gliel'hanno un po' rubato. Se invece vince Marquez si rimettono a posto le cose, perché lui, fino a che non ci sono state le cadute a Sachsenring di tutte e due, cioè uno in Olanda e uno a Sachsenring, non è colpa sua se gli altri sono stati in terra. Ho aveva capito. 43 punti di vantaggio ed è un debuttato, cosa vuoi che abbia rubato? Fortunato, perché è stato sfigato che quando cadevi di vetro si spezzavi mille pezzi. Tanto volevi replicare, poi sento anche loro. Era un altro quello di vetro. Volevo andare contro Virginio, perché già giovedì scorso lui ha detto anche una cosa sulla Yamaha e sulla Honda, che lui dice: se io dovessi scegliere una moto, se non mi ricordo male, ha detto prendo la Yamaha. Allora però vuol dire che Lorenzo non è stato all'altezza della situazione, perché se ha la moto migliore ed è indietro... Allora facciamo così, vi faccio sentire Lynn Jarvis, che ho intervistato pochi minuti fa, a lui abbiamo fatto anche la domanda su quale secondo lui è la miglior moto. È chiaro che lui è Yamaha, però andiamo a sentire Lynn Jarvis e poi ci ritroviamo qua a Lakeman, a stand Nolan X-Lite, torniamo subito. Ho la fortuna di incontrare nello stand Yamaha, ricco di novità, Lynn Jarvis, al quale ho due o tre domandine adesso che non calco più le piste. Lynn, we speak Italian, no? Parla italiano benissimo, ok. Voglio sapere cosa le è passato in testa quando a Phillip Island vi siete resi conto che forse qualcuno aveva fatto un mezzo casino, visto che siete corsi verso la direzione gara, insomma, ma cosa avete pensato in quel momento? No, in quel momento è stato per me incredibile di vedere le cose che succedono, perché come è possibile fare più di 10 giri? Perché noi abbiamo chiesto alla race direction prima della gara se per esempio noi facciamo una cosa così, cosa succede? E loro hanno detto che black flag, game over. E poi quando abbiamo visto che Lorenzo è entrato e Marquez è andato nella retta linea, ho pensato che non è possibile. Più stupore o più felicità, perché avete capito che avevano fatto un casino? Solo una cosa strana, incredibile, ma questo che mi è preoccupato di più e quando lui è entrato ancora, perché okay. Lui è entrato secondo me troppo pericoloso per Lorenzo, ma fortunatamente non è stato un incidente, ma questo è una cosa che non può succedere, perché black flag vuol dire che lui non poteva entrare, uscire. Ma finalmente è andato bene e noi abbiamo ricevuto un regalo della Honda. Che fa sempre piacere da parte... Sì, sempre piacere, anche naturalmente l'ultima gara in la casa di Honda, noi abbiamo vinto non solo la gara ma anche 200 vittorie nella classe regina, e questo è stato un doppio piacere. Esatto, a casa loro anche questo fa piacere. Sì, e sì. Adesso perché no? Pensare a un altro regalo a Valencia nella prossima gara? Speriamo, ma molto difficile, perché Lorenzo deve vincere e Mark sinceramente lui deve avere un problema. Ma con il racing non sappiamo mai le cose che possono succedere. Speriamo per una bella gara, una bella lotta. Vedremo domenica. Lì noi nelle nostre trasmissioni è tutto l'anno che discutiamo sul fatto che sia più forte la Honda o sia più forte Yamaha. Qual è la tua idea? No, la prima metà della stagione sicuro la Honda è stata più forte. Dopo, quando noi abbiamo messo la Seamless, sinceramente noi abbiamo fissato un problema in ogni caso per accelerazione, è andato bene. Noi siamo un po' indietro con frenare è il nostro punto debole adesso, ma stiamo lavorando. E l'altro tema di discussione è stato di quei due lì, due fenomeni di questo momento, anche se Dani e Valentino stanno andando molto bene, un gran campionato per loro, ma chi è più forte tra Mark e Jorge? Secondo me adesso ci sono uguali, dobbiamo dire, ma secondo me
Jorge ha più in riservezza, o lui ha più spazio per non prendere riserva, rischio. Okay, sì, sì. Più margine. Sì, più margine, questo okay. Vuol dire, ma la stagione di Marquez è stata incredibile, anche devo dire, lui ha fatto una cosa che non abbiamo visto per tanti anni, e bravo per lui, ma noi vogliamo ancora vincere questo domenica. Benissimo, in bocca al lupo, qual è la moto che ti piace di più di quelle esposte qui nella Yamaha? Per me devo dire il Bolt, perché questo esteticamente è molto molto bello secondo me. Devo dire anche a me, quella che piace particolarmente, vedo che c'è un'ampia disponibilità anche di moto customizzate, per cui Yamaha sta pensando anche a questo sì, tipo. No, quest'anno abbiamo tante novità, anche nuovi modelli, anche customizzato, ma è un buon anno per cominciare per la Yamaha, perché siamo, abbiamo detto che Yamaha is back, siamo ancora lì. Benissimo, Lin, grazie mille della disponibilità, buon lavoro, in bocca al lupo. Ben ritrovati dallo stand Nolan X-Lite, questa sera interamente dedicata alle novità del salone, per cui andremo avanti fino a mezzanotte, rimanete lì sul divano tranquilli, dopo questa parte di griglia andremo a scoprire tutte le novità con Virginio Ferrari, ahimè sì, purtroppo sì. Abbiamo sentito Lin Jarvis, avete sentito cosa ha detto? Posso... Che la Yamaha c'è, è pronta, posso dar battaglia. Sì. Però non è che puoi parlare solo te, vorrei sentire anche gli altri dopo. No. Cioè, non è che adesso perché ti sei ripreso dal secondo coma, devi stripparci la zippa. No, lui, sì. Va bene. Vai, dai, finisci. No, lui vai. Ha detto, era di opinione contraria. Vi ricordate quando parlavamo che a volte le case giapponesi non riescono, nonostante provino a casa propria, nel proprio circuito, quando arriva l'avversario, tipo... Moteghi, casa Honda, è arrivata Yamaha, le ha suonate in casa Honda. Hai visto il sorriso di Jarvis prima quando mi ha detto abbiamo vinto la 200esima vittoria a casa loro, aveva un sorriso così? No, perché noi eravamo fuori. No, tu eri in coma prima, dai, vai. Non fare il furbo perché... Adesso vi svelo sta roba. No, per tornare al discorso Agostini. Lui ieri si è presentato allo stand Yamaha, io ero lì con Lin Jarvis, c'era Giacomo... Ci sono uno da una parte, zoom, così. No, io ho continuato. Si è schizzati via tutti e due, uno da una parte e uno dall'altra. Vergogna. Comunque, a volte invece, quando si va a casa Yamaha, Sugo, la Honda, boom. Quindi vedi che non... È che a Sugo non si corre più da parecchio, mi sembra. Guarda, io spero Lorenzo, perché secondo me ha fatto un campionato bellissimo, il più bello di sempre dei suoi, ha dimostrato di essere un pilota perfetto senza togliere niente a Marquez, che da debuttante è stato strepitoso, e penso anche Lorenzo, perché paradossalmente è più difficile fare quarto, anche se sulla carta non sembrerebbe, perché un pilota che guida come Marquez, che in una gara prende il triplo dei rischi degli altri piloti, a stare magari un po' defilato, potrebbe paradossalmente anche, spero di no, ma rischiare di più. Michel? Ma secondo me Bautista, che gioca molto in casa. Bautista? Sta barbettina qua mi sa che ti ha dato il cervello, ma di brutto. Allora. E però Bautista sta andando bene ultimamente. Sì. Però per il mondiale è dura. È dura, sì. Sì, un po' dura. Quanto non ce la fa? Ma fanno due mance. Hai ragione te, loro. Già come Virginio senza. Ma fanno due mance anche loro, no? No, tre loro, ne fanno tre. Quattro. Dici qualcosa. No, a me quello che ha impressionato è che tutti quanti dicevano tanto Marquez cade, invece sono caduti gli altri, quindi. Secondo me lo merita più lui, però anche se Lorenzo lo vince è bravo anche Lorenzo, ma se lo vince Marquez, secondo me Jorge è meglio che Marquez, tutti e due insieme, vediamo. Insomma, anche perché, bello, chiaro, conciso, mi è piaciuto, anche perché insomma su Marquez nell'ambiente se ne sono dette, insomma che lui nel Moto2 avesse una moto che andava molto più forte delle altre, partiva ultimo, mi ricordate in Giappone, poi vinceva, sembrava quasi non far fatica, però evidentemente va forte. Sì, no, fortissimo. Secondo me Moto2 invece non aveva la moto, cioè magari era più veloce di motore, ma di telaio non aveva sicuramente la moto migliore. Lorenzo, il vero, secondo me, errore che ha fatto quest'anno è stata la caduta del Sachsenring, perché l'Olanda ci stava, magari ha peccato un po', tra virgolette, di sicurezza, di presunzione, era veloce, si sentiva bene, si sentiva invincibile.
ha fatto un errore sul bagnato e ci può stare, però poi ricadere subito il primo turno di, il secondo turno di prove dopo che rientra da un infortunio così non era un errore da Lorenzo. Per il resto lui secondo me è veramente una macchina da guerra, lui porta a casa sempre 100% di quello che può fare, e la Yamaha comunque di adesso non è quella di inizio anno, hanno fatto un salto in avanti col Seamless, non tanto che hanno i tempi di cambiata, che hanno guadagnato accelerazione, ma proprio anche in frenata, in ingresso di curva, secondo me anche il telaio ne ha risentito positivamente tanto. Quindi Marquez ha la sua guida sporca, ma secondo me non è che prende più rischi degli altri, è che guida così. La Honda è una moto un po' più difficile, un po' più aggressiva, più cattiva, meno fluida della Yamaha, e va guidata così. Secondo me i rischi veri lui li prende se si vuole accontentare troppo, che si deconcentra. Quindi, e poi non si sa mai, magari potrebbe piovere, c'è l'asfalto nuovo a Valencia, quindi potrebbe essere scivoloso, mai dire mai. Ok, Alberto? Ma io è dall'inizio della stagione che dico Marquez campione del mondo. Può essere solo un ennesimo imprevisto che consegni il titolo a Lorenzo. Secondo me Marquez l'ha meritato, perché al debutto, perché aveva Pedrosa, perché in Honda non pensavano che arrivasse a fare una stagione del genere, anzi la coppia era considerata più debole, per cui la Honda si è impegnata molto sulla moto, perché diceva partiamo con un pacchetto piloti sulla carta meno forte di quello della Yamaha. E invece ha stupito tutti, continua a stupire, e anche stupefacente l'errore che hanno fatto, perché è proprio da pallottoliere. Però penso, io vedo lui assolutamente vincitore, anche se Lorenzo farà il 110%. Oggi ho letto che Valentino aiuterà Lorenzo, vediamo in che modo. Esatto, è un tema che lanci. Pino, hai fatto la domanda, ti sentiamo per ultimo. Sento Mr. Helmet. Romanticamente sarebbe bello in entrambi i casi, perché Marquez farebbe l'impresa, però visto le sofferenze, le cadute, la moto inferiore, i caschi che si appannano, viene via la visiera, tutti questi imprevisti qua, vedo più eroica una vittoria di Lorenzo, cioè sarebbe magari... Sì, sarebbe infatti quello che lui proclama oggi, dice succederà qualcosa di molto speciale, il giornale cioè, di gli viene via ancora la non visiera. Non lo so cosa può succedere, no. Mi auguro di no, per lui chiaramente. Senza, beh, forse è meglio. Pino? Ma a me piace molto come è corso Lorenzo, è un pilota che è in progressione, un po' come Vettel se vogliamo fare un paragone automobilistico, è uno che di anno in anno va sempre più forte, quindi Lorenzo meriterebbe. Mi diverte di più la freschezza di Marquez, che è arrivato senza tanti complimenti, dopo due o tre gare è andato davanti, ha fatto le pole position, ha attaccato, ha dato fastidio, è un po' l'Hamilton del primo anno in Formula 1. Senti, rimango già di lì perché voglio inquadrare l'argomento lanciato da Alberto, il fatto di Rossi che aiuta, che aiuterà Lorenzo, ne parleremo poi settimana prossima. Il declino di Rossi. Ecco, però voglio capire il mondiale degli altri a questo punto. Pedrosa, anche lui insomma è stato comunque un anno pesante per lui, il fatto di trovarsi un debuttante comunque davanti, e Valentino, le prestazioni? No. Pedrosa è una costante, perché è partito con la Honda, doveva essere il re del campionato, poi dopo si è trovato avversari vari, da Stoner a Marquez, alla fine è l'eterna promessa che non riesce mai a vincere il titolo, per cui mi sa che questa è proprio la sua consacrazione, è un numero due, anche se è in grado di vincere, ma come diceva Pino, non ha la fortuna del campione, cade, si fa male, cioè gli manca qualcosa, non ce l'ha nel DNA. Per quanto riguarda Valentino, vabbè, prima parlavamo anche della campagna dell'auto, no? Cioè che è spento anche dal punto di vista dell'immagine, cioè non fa più la differenza. Probabilmente questo declino è evidente, cioè nei risultati adesso c'è. No, dico Rossi gregario neanche se lo vedo. E se è vero vuol dire che proprio c'è un'accettazione da parte sua del declino. Vuol dire che è finito, perché il grande campione non farà mai il gregario di nessuno. Cioè, ma ricordiamoci il muro che aveva messo Rossi Franco, Lorenzo, lo rifiutava fin da quando Lorenzo era un ragazzino. Quindi se si riduce al ruolo di gregario vuol dire che ha già incominciato la carriera del dopo. Siete d'accordo? Franco, anche se fosse. Torno sul muro, io ho letto di un'intervista proprio a Rossi dove gli hanno chiesto perché hai voluto il muro prima, perché lui ha detto sapevo che questo era forte, non volevo insegnargli nulla, e infatti vedete oggi com'è, cioè per cui probabilmente già prima maturava che avrebbe avuto delle insidie, perché poi la verità è questa qua. Oggi Lorenzo, accetta. Lorenzo ha chiuso la carriera di Rossi, diciamo come stanno le cose. Anche l'ha costretto ad andare alla Ducati, non ha combinato niente, è tornato a Yamaha, non ha combinato forse, niente, scusa, e adesso ridursi
al ruolo di gregario di Lorenzo. Beh, non mi piace, perché a me piaceva la caratteristica campionistica. L'anno Yamaha è addirittura più brutto di quello in Ducati, perché in Ducati sono state date tutte le colpe. Poteva dire qualunque cosa. Qui ti sei trovato il Lorenzo più forte di sempre, la moto un pelo in affanno sulla Honda, Pedrosa che a stare prima con Stoner e poi con Lorenzo è cresciuto come pilota. E senza voler togliere ovviamente il valore di Valentino, che è tantissimo, quest'anno qui nella sua carriera è una brutta macchia anche. Sì, credo che non la digerisca molto bene. O forse è già manager nella testa e allora è ancora più avanti di tutti un'altra volta anche su questa cosa. Lui comunque, magari, che ne so. Il figlio segreto di Michel Fabrizio, tu qui lo chiamava papà, ho visto, io ho visto papà. Se ha ripreso che sei, un altro da mantenere, Michel. Lorenzo, ciao, per chi tifi Lorenzo? Per Lorenzo? No. Per papà? Per Valentino? Per chi no, tifi? No. Niente, così, sei qua, non sai perché, va bene, sei qua con noi. Zam, no, perché papà? Allora, due valutazioni, intanto ammettiamo che Valentino faccia il gregario di Lorenzo, ma non basta, perché anche se arrivano comunque davanti Pedrosa e Lorenzo e Rossi a Marquez, non basta, perché a Marquez ci basta un quarto posto. E poi secondo me Valentino non è che fa il gregario di Lorenzo, Valentino arriva dietro a Lorenzo perché va più piano, non per una scelta. Questo deve essere chiaro. Sentiamo Virginio. Io credo che Marquez sia così spudoratamente aggressivo che anche nell'ultima corsa non farà tattiche. Credo lo stesso, adesso poi sento anche Michele e Marco. Ma a parte che non so cosa può succedere in una gara così, logicamente quello che c'è da smenarci è Marquez, perché ha 13 punti di vantaggio, mentre Lorenzo parte per comunque vincere la gara, ma sa benissimo che a fare la lepre non gli giova, perché deve mettere qualcuno in mezzo, quindi è un po' più legato all'evento, alla sorte, che deve succedere qualcosa, magari piove, se piove le cose possono cambiare, perché comunque non basta, cioè puoi metterti in mezzo anche altra gente se sì, piove. Sì, beh, certo, Cracciolo teoricamente Yamaha può mettere dentro, anche provare, perché Cracciolo si è un po' spento. Nel caso dovesse piovere, a mio avviso va tutto a favore di Marquez, perché con una strategia attendistica durante una corsa sul bagnato tu puoi curare il tuo avversario e stare un po' più tra virgolette tranquillo. Chi invece deve vincere e deve stare davanti e deve fare il battistrada, o perlomeno deve seguire la scia di qualcuno, ma che deve essere veloce, perché puoi stare al massimo secondo posto, non terzo, quarto. Certo, certo. Quindi devi, Franco, giusto, diceva Marco prima che comunque nelle ultime due gare ha fatto lo stratega. Sì, cioè a Motegi Marquez da metà gara in poi ha tirato i freni in barca alla grande, perché sembrava averne di più di Lorenzo. Poi quando Lorenzo Motegi, quando Lorenzo ha iniziato a cavare un paio di decimi, Marquez, quando ha visto che era rischioso, poi ha tolto due decimi dal suo passo di prima. Non è che era sempre a tutto, cioè, guida così, ma non è scemo. Secondo me c'è un altro fattore. Io ho parlato con Livio questa settimana, giusto così, perché era il suo compleanno. E auguri, Livio Suppo. E allora gli ho detto com'è il clima, e la paura di Livio è proprio questo, che adesso lui si senta condizionato dal non dover sbagliare. Lui dice, lui deve arrivare come era prima, sgombro di testa, pulito, che fa la sua gara e fa le sue prove, perché se comincia a pensare come hanno fatto giro 1, giro 2, cioè hanno voluto fare una strategia di Formula 1, no? Cioè della serie, quando si ferma Lorenzo faccio un altro giro tirato per dargli ancora sono incasinati da soli. Io penso che comunque, esempio, Pedrosa la Honda lo lascia fuori, cioè o parte davanti per vincere, ma non va in mezzo a rompere le scatole a Marco. Questo è sicuro. È inammissibile una roba del genere. Cioè, alla fine non hai da vincere niente. Dici, tu stai fuori. Bautista uguale. Quindi lui ha Valentino o Cracciolo, che Cracciolo no, perché è già Ducati. Quindi strategicamente, anche se vuoi inventarti tutte queste cose qua, è quasi difficilissimo farla. No, ma non è che si deve inventare una strategia, è il pensare di non dover sbagliare, cioè il fatto che devo stare attento. Comunque... No, Lorenzo va a massacro, però, cioè lui deve vincere e basta. Chiedo ai colleghi, chiedo a Marco e Michele, poi anche agli altri, però vi piacerebbe di più, apprezzereste di più Marc Marquez che domenica va dentro, dà l'anima e si porta a casa il mondiale,
con la vittoria al debutto, oppure un Marquez che, anche se fatico secondo me a fa così lui, che fa ragioniere. Secondo me fa così. Marco? No, è bello sempre vincere un mondiale e vincere anche la gara, però ti dico, non è scemo, Lorenzo adesso è forte, io credo che Marquez farà una gara attendista, però se... Michel? Per me arrivo, fa quello, la gara del ventenne. Cioè si va a manetta come sa fare lui. Ok, Virgi? Io credo che al di là di quello che può essere la congettura, di quello che noi prevediamo, immaginiamo o speriamo, ci sia il fatto che pronti via di una gara, in base a come sono andate le prove, in base a come tu hai ottenuto il tuo tempo e se hai ancora qualche cosa da centellinare lungo il percorso, avvenga nel momento in cui c'è lo start. Pronti via, quello che accade lì a volte scombina totalmente le strategie, quindi non puoi più fare strategie, perché la corsa è corsa, è questo il bello della corsa. Certo. E il fatto che ognuno a quel punto decida di un qualche cosa che non aveva previsto e deve avere una controreazione a quel qualcosa di imprevisto, è questo il bello che okay. ci lascia. Sento qui Zan velocissimo, poi abbiamo la pubblicità. Zan? Volevo fare una domanda a Marco e a Michel. Cioè, il fatto che il mondiale si giochi a Valencia, che per noi che siamo fuori è una pista particolare, soprattutto per la MotoGP, cambia un po' l'atteggiamento di un pilota, la tattica? Vi chiedo se di rispondere dopo la pubblicità. Un minuto e torniamo a griglia. Eccoci qua, ben ritrovati al Salone di Milano, EICMA 2013 stand Nolan X-Lite. Salutiamo Carlo Cega perché Lorenzo vuole salutarlo, vuoi salutare? Sì. Dì. Ciao Carlos. Ciao Carlos. Torna presto, viejo. Torna presto, viejo. Viejo, è il vecchio vuol dire, vecchio, no? Scherziamo, Carlos ci manca, è ancora un po' malandato. È ancora stampellato. Quanto mancherà la Superbike, Carlo Cega? Poi rispondiamo alla domanda di Zam. A Carlos mancherà al motociclismo in generale. Come ho detto, io il primo anno di MotoGP lo divisi il garage con lui e fu un anno duro, perché per noi era un anno duro con Yamaha a quei tempi, però imparai tantissime cose da Carlos, è una bella persona, quindi come ho detto sono stato fiero di aver diviso tanti momenti con lui, di averlo visto vincere da vicino. Mi siete anche beccati un pochino anche a Misano, mi sembra l'anno scorso, sì, insomma, vabbè, ci sta. Sì, sana, in 15 anni di gara è una volta che ti tocchi, ti becchi, esatto. C'è la statistica, parla da sola. Bene, allora Zamba, rifagli la domanda più semplice, ha detto, perché non l'ha capita, quella di Valencia. Stringi. Asciugala. Perché stai parlando? Il fatto che sia una pista così piccola, così tortuosa, così ostica per le MotoGP, cambia qualcosa secondo te nella tattica di un pilota che si sta giocando al mondiale, o è uguale che giocassela al Mugello, a Phillip Island? La sta facendo lunga ancora, sta incasinando. Marco, vado io. No, soprattutto ascolta la sua risposta e poi Valencia è difficile per il fatto che è difficile superare, perché hai, mi pare, tre curve da prima, tutte da seconda, e è molto difficile superare. Già con la tecnologia di adesso, con l'elettronica di adesso, è difficile superare in una pista normale. E lì sicuramente il fattore campo, che entrambi sono in Spagna, ci sarà più tensione, e secondo me la differenza vera che mi porta a dire che Marquez si accontenterà è che è l'ultima gara. Se era la penultima dici ok, rischio, voglio vincere il mondiale vincendo, e hai un'altra possibilità, stima male, ma qui non hai più di possibilità, quindi secondo me non può sbagliare, lui lo sa, quindi è meglio portare a casa il fieno in cascina, diciamo. Sei d'accordo? Io non voglio tirarla a Lorenzo, però Lorenzo, se ci fate caso, pronti via, in partenza riesce a dare sempre quel secondo solamente di stacco in partenza, quindi a Valencia secondo me quel fattore lì di Lorenzo sarà dalla sua parte, e dopo sarà difficile per Marquez recuperarlo. L'uscita dell'ultima curva di Valencia è un po', cioè con la Honda che va molto forte nel cambio marce, forse lì è un po' più avvantaggiato Marquez, però secondo me è difficile passare Lorenzo domenica, e secondo me Lorenzo andrà a vincere poi. Anche se può essere la tattica che non va bene come le altre volte, cioè questa cosa di lui prendere e andare via, gli conviene forse star più... Ma non può far niente, cioè o vince o vince, quantomeno vinci, l'ultima gara fa vedere che... Però nelle ultime gare si sono toccati spesso, cioè Jorge ha cercato spesso di buttarla sul contatto, di attirare un pochino il ragazzino più giovane in quella battaglia lì. Secondo me appunto voleva istigarlo, innervosirlo e fargli capire che comunque non può fare quello che vuole, quindi come ho detto Lorenzo non ha scelta, lui deve correre e vincere, perché
dietro la gara poi viene da sé. Sì, in condizioni normali Pedrosa non sarà mai nel mezzo, Rossi non lo so, non credo che riesca a stare nel mezzo, c'è sempre qualcosina dietro di loro, quindi non vedo grosse sorprese. Io vedo Lorenzo, Marquez e Pedrosa ancora. Ma secondo me non è una battuta, però secondo me Bautista può dire la sua a Valencia, secondo me. Buonasera, benvenuto. Non so quanto grazie lo fanno, di essere passato dietro. Non so quanto lo facciano andare forte, però secondo me non lo so, mi sento no, che poi può stare al gioco. Fabri, c'è una componente che secondo me è quella, sposo l'idea di Allievi, cioè che comunque, perché parla di Vettel, cioè la fame e la voglia di diventare campione del mondo è molto alta, cioè Marquez comunque questa cosa qui sa che per adesso è il treno che passa ed è sempre stato io sono convinto che lui non parte col fatto che c'ha il braccino. Io penso che lui dentro vuole diventare campione del mondo e farà di tutto per farlo. Sono d'accordo. Valencia già nel 2006 ha regalato un verdetto imprevedibile, ancora quasi come questo, perché Rossi dopo una gran rimonta era tornato in testa perché c'era stato il pasticcio fra Hayden e Pedrosa, una gara che sulla carta anche il più folle forse poteva vedere Hayden campione mondiale. Invece è successo, le gare sono le gare e quindi sicuramente, paradossalmente secondo me, sarà più difficile. Chiaro, sulla carta non c'è speranza per Lorenzo, però le gare sono le gare. Marco dice che è lo stile di guida di Marquez, ma secondo me lo stile di guida di Marquez in bagarre lo porta a prendere qualche rischio in più rispetto agli altri. Ha già sfiorato dei contatti diverse volte, spesso va dritto. La concentrazione quando parte che si abbassa, se pensi che ti giochi il mondiale sei fregato, devi pensare a correre per fare il tuo risultato. Secondo me è più aperto di quello che sembra. Sarà anche una bella guerra sugli spalti, perché Valencia è piccolino, un'arena, saranno i tifosi metà e metà, vediamo come. Secondo me però Marquez ne ha ben di più, ma questo già dall'anno scorso con Zama l'avevamo già valutato più di una volta. Sui campi gara spagnoli Marquez secondo me ha molti più tifosi, ha più seguito, ma tra parentesi Lorenzo patisce questa cosa, che in Spagna lui non è amato come è amato Marquez. Tra l'altro, Alberto, su Marquez andiamo sulla gara del Giappone, cioè comunque abbiamo elogiato Lorenzo, ma quello che ha fatto Lorenzo è quasi nella normalità, cioè è il suo. Ma Marquez che arriva, piove sempre, c'ha un turno buono, non ha mai provato lì con la Honda, non ha mai corso, cioè con la MotoGP non ha mai corso, si disintegra la mattina, ha fatto un volo della Madonna. Vabbè, clamoroso. Attacca, lo attacca, in certi punti io pensavo che addirittura ha detto adesso gli van giù le gomme, la media, la morbida gli va giù e... E lì io sono d'accordo con Marco che lì secondo me anche un po' tirato i remi in barca. Se doveva vincere per forza, non è braccino, quella è età, ha fatto strategia, è ma infatti è vero, no, se pensi a per me non gli viene, per la mia idea braccino, no. Come vedo lui cioè, e da lì che parti vedendo, allora gli poteva venire anche lì un sacco di situazioni, perché tu vieni dall'Australia che hai perso tutto, lì potresti andare molto peggio, perché poi abbiamo fatto no, lui non si risparmia mai mondiale. Tra l'altro ci è venuto a tutti magari il braccino o sbagliare qualcosa. Enzo, mi ricollego anche a un'altra cosa che ha detto Marco, importante, l'elettronica. Io credo che sia solo voi piloti sappiate valutare veramente l'impresa e il lavoro che Marco ha fatto quest'anno. Io non sono qui a elogiare per forza Marquez, però tu hai detto prima, con questa elettronica spesso non si può sorpassare dove teoricamente si sorpassava prima. Se il limite imparare come funziona credo che sia un altro punto a favore. Quello sì, però la Moto2 su questo ti insegna, perché in frenata secondo me è molto più critica, perché blocca molto, quindi è molto più difficile da gestire di quanto non sia la MotoGP. Un aiuto grosso l'ha avuto sicuramente dalla squadra, che gli ha dato sempre una moto a posto, perché comunque secondo me la MotoGP di adesso, per uno che va veloce, riesce ad arrivare subito al tuo limite. Poi se di lì devi lavorare per migliorare la moto è un altro discorso, serve esperienza. Però la Honda ha dimostrato comunque che la sanno gestire la moto, capito? Anche senza una vera guida, perché comunque con Stoner hanno fatto di tutto e lui non è uno tecnico da dire che sensazioni ha e cosa fare sulla moto, però loro gli hanno sempre dato quello che lui gli serve per guidare, e con Marquez sicuramente all'inizio gli hanno tolto diverse difficoltà. Poi lui è vero che è bravo, si informa, è una spugna, assorbe, però diciamo che una MotoGP di 10 anni fa era una storia un po' diversa. Comunque io voglio anche ricordare, inizio anno parlavamo con Marco e poi avevo parlato con Stoner mi disse il mio erede sarà Marquez. E Marco, prima che iniziasse il mondiale, mi ha detto vedrai che Marquez... Dopo il primo test che fece 5 vedrai giri, che questo vince il mondiale. La prima gara vince.
ha deluso, ha fatto terzo, ha vinto la seconda. Scarso, scarso. Pino? No, mi pare che oramai Marquez sia destinato a diventare l'erede di tanti, no? Prima di tutto di Valentino Rossi, che ha segnato un ciclo, anche lui secondo me segnerà un ciclo, è immancabile, e oltretutto aggiungo porta quella freschezza a cui accennavo prima, che non c'era, cioè un mondiale all'insegna di Lorenzo, non sarebbe un mondiale altrettanto popolare come quello che potrebbe essere all'inizio della nuova era di Marquez. Marquez è un ragazzino fresco, non ha avuto bisogno di fare scuole di recitazione per proporsi al pubblico, piace alla gente, è un po' sfrontato, secondo me deve darsi una regolata, no, però poi è uno destinato ad andare forte all'infinito, mantenendo sempre questa fantasia, questo approccio gentile col pubblico che forse Lorenzo non ha mai avuto. Gianluigi, scusa, mister Helmut, il tema quindi è quando? Io volevo buttarti su una roba un po' più piccante, il tema un po' più polemico, quello un po' da bar, perché quante volte ti è capitato anche a Roma, dove tu abiti, di andare al bar e dici, ma oh, guarda che secondo me Valentino sta facendo pratica, sta ritornando, l'anno prossimo vedrai che li sistema tutti. A me capita almeno 7-8 volte a settimana. Capita sempre meno. Però capita ancora. Nel senso che adesso, guarda, come dicevamo, il tema è quando Marquez diventerà il più forte di tutti, non se, cioè non c'è dubbio su questa cosa qua. Sì, ma ufficialmente, quindi adesso magari questo mondiale Lorenzo lo sfanga, forse no, però mi sembra chiaro a tutti che Marquez è destinato a diventare, mai visto una certezza così, cioè nel senso è tanti anni che uno che non ha ancora vinto dia delle certezze così come le dà Marquez. Ecco, questo era forse il tema più strano, cioè uno che non ha ancora vinto il mondiale della classe regina che dia tutte queste certezze qua. Quindi secondo me, almeno su questo, ecco, a livello, io per sottolineare numeri, non è questione di certezza, ma già i numeri sono notevoli. No, un'altra cosa bella che ha detto Pino è proprio quello della faccia. Lui, anche dal punto di vista marketing, ha una faccia allegra, ha una bella faccia, è sorridente, è bello. Lorenzo è un po' un brosetto. Però su, me lo state dipingendo come un ragazzino ideale. Lui, secondo me, in pista è sempre stato un cagnaccio. Ma, cioè, no, ma, uno, ma certo, ma è giusto che sia così, nel senso che fuori. Grandi sorrisi, però legnate, bello. Tolto il casco, è gentile. Chiuso la visiera, è un cagnaccio. È bello che. Poi che ti dico una cosa: sono come Rossi e Biaggi. Così. È bello perché in pista è cattivo. In pista sembra stoner. Giù dalla pista sembra Rossi, quindi coniuga il meglio, anche che meglio di Rossi dal punto di vista, perché è disponibile mediatico con le televisioni, i media che gli corrono dietro, cioè l'ultimo pilota che è stato così è stato Rossi a catalizzare. Divide ancora meno Marquez, secondo me, mentre tutti, Valentino, guarda, a qualcuno i media hanno eletto magari a pilota preferito subito dopo poche gare Marquez, era dai tempi di Rossi che questo non succedeva. Cioè in Spagna non c'è quella divisione che c'era fra Rossi e Biaggi, dove comunque Biaggi pesava comunque abbastanza nella tifoseria. No, in Spagna c'è poi la superiore e schiacciante. È colpa di chi? Non è, cioè, è più, no, è no, che dico colpa tra virgolette, però non c'è una figura come Biaggi. Forse Lorenzo non vale Biaggi in Spagna per creare probabilmente, ma forse Marquez è più, come dicono gli americani nel marketing, è più golden boy, cioè più totale, quindi forte dentro e fuori. Secondo me la differenza, la completezza, è che Rossi in telecamera sembra più attore di quanto invece Marquez, cioè Marquez sembra più naturale, e questo, come diceva Gianluigi, non divide nessuno, cioè anche mia madre, che ha 89 anni, ha detto che bel fiulet, cioè e piace a tutti. Posso farti una domanda? Scusa, io conosco Rossi solo perché ho fatto una valanga di titoli, di pezzi, elogi, eccetera. Non lo conosco nel privato, mi dicono che Rossi nel privato sia all'opposto di quello socievole, disponibile che vediamo in televisione. Marquez è così o no? Chi vuole rispondere? Zan? Intanto non sono d'accordo con questa valutazione di Pino. Secondo me Valentino nel privato è come appare in televisione, è molto cordiale, molto tranquillo, molto sereno. No, questa è la mia valutazione, altri magari la vedono diversamente. No, guarda, prendi il microfono, sennò non ti sento. No, ma perché Marquez comunque viene da una generazione che ancora non è formato in niente a livello di uomo. Cioè lui è ancora puro, perché comunque viene dalla famiglia Zamora, che come suo fratello, cioè ha vinto la gara, suo fratello là
cioè, come se niente fosse, è normale per loro, quindi lui non è ancora quel personaggio che deve montare qualcosa, è come lo vedi, un po' cioè, pane e salame è così. Marquez è così, cioè, come lo, allora l'anno scorso quando io facevo lo spagnolo, suo fratello correva contro, anche due anni fa, contro Antonelli Fenati, che era con me col Team Italia. Cioè Marquez, che aveva già vinto il mondiale 125 e in Moto2, veniva a vedere il fratello, ci vedevamo magari nelle curve lì che li guardavamo, e Marquez era lì con me. Lo fa anche Valentino con suo fratello. No, ma io sto parlando di Marquez per far capire chi è, perché Valentino lo conoscono di più, Marquez non si conosce in realtà. Cioè è uno che mi ha stretto la mano a me e mi ha detto Ezio, complimenti, hai battuto Rinzo, mio fratello, e parlava normalmente, aveva vinto due mondiali, cioè è uno normale, terra terra. Cioè, quindi sì. Poi io non lo so se cambia dopo 3 o 4 mondiali. Forse adesso è un po' meno consapevole, magari no, aiuta ma anche Valentino quello. Quando vinceva nei primi anni era matto come un cavallo, cioè viene dalla generazione di Virginio, poi la mia, di Graziano, cioè ha imparato, è cresciuto nei boschi con noi e ha imparato tutto quelle matti che eravamo noi e l'ha fatto. Però noi non lo facevamo davanti a una telecamera perché dire una cazzata era, cioè no, cioè avevamo un certo contegno. Valentino ha espresso la nostra generazione, che adesso però logicamente a 34 anni non è che puoi vincere la gara, andare giù e far vedere ancora i sette nani, quelle robe lì. Però Valentino che io penso... Che non la vince, che non vince la gara. Ha vinto Assen, però non lo fai più perché ormai è il papà dei piloti, no? Però penso che chi ha vissuto come te Valentino... Forse adesso una comunicazione così non andrebbe neanche più bene, cioè sono figli del loro... Marquez non segue quella linea lì, mentre Lorenzo l'ha seguita per dargli fastidio il dopo corsa, ve lo ricordate che inventava tutte delle scene, ma era, sì, era meno naturale. Era patetico, devo dire. Va bene, ma, vi fermo ancora un attimo, Virgi, no, tocca a te, ma io devo dare la pubblicità. No, io credo che i piloti siano sempre normali. È Ezio che dice, ma io gli ho stretto la mano, siamo noi che magari ci facciamo delle fantasie, ma il pilota rimane sempre quello che è. Lui, proprio perché che dice che non è così facile, che viene da te, cioè è uno che ha già vinto due mondiali, magari ci sono altri spagnoli lì in giro, ma a me, Lorenzo, vabbè, Lorenzo lo conosco, però Pedrosa... Cioè, va bene, sì, ok, però vi fermo adesso, vi fermo. Io l'ho visto molto terra a terra normale, ecco, non montato per dire. Okay. No, ci poi attimo, Fabrizio siamo... è montato che. No, volevo dire. No, pubblicità, torniamo subito. Eccoci qua, ben ritrovati, mentre Michele e Marco scattano foto, firmano, torna qua Michele, ah no, sta limonando con una signora, io non vorrei dirlo, ma sta limonando no, con una signora. No, ma non è una signora, 70 anni. Anch'io signora non posso, devo parlare, dopo limoniamo allegramente e torno subito, vieni qua. Oh, se doveste tornare indietro di qualche anno, fareste qualche scelta diversa nella vostra carriera? Ti dico, beh, sportivamente... Senti, c'ho il microfono a lui, dopo. Sportivamente sicuramente sì, però credo che... Alla fine sono state comunque importanti e mi hanno portato a diventare la persona che sono adesso, anche le scelte difficili, perché mi hanno fatto capire tante cose, mi hanno insegnato, quindi sono contento così. Michel? Io non vorrei griglia divertenza. Non vorrei essere griglia, lo sapevo, grazie mille, ti stimo anch'io, ti stimo, però... No, io, vabbè, ne ho fatte tante, però va bene per crescere, le rifarei tutte quante. Così, sì, ecco. Sì. Va bene, ti stimo per questo. No, perché prima Zame e poi arrivi tu. No, io andresti alla Ducati? Ducati scuola, MotoGP o Superbike? Ma come? No, uguale. Uguale, ma guarda, è uguale. Più o meno siamo lì. Ma di che cosa ti riferisci? A fare il pilota? Cioè, a fare il pilota adesso? A fare meccanico no, perché lo so che non sei capace. A fare il pilota. Perché? Sì, risponde... Io invece volevo chiedere eravamo a Marco. Vicino ad andarci a fare le ultime gare con Pramac a fine stagione. No, volevo chiedere a Marco, allora, alla vigilia di questo campionato che si è concluso con la vittoria di Sykes, io da grande esperto dicevo Melandri vince con una mano sola, perché secondo me tu di quei piloti, senza tu non la togliere a Fabrizio dalla Superbike, sei quello più forte, perché non hai vinto con una mano sola? Da fuori è facile dire quest'anno ha deluso piuttosto che... quello che ti chiedo. Purtroppo quest'anno è successo tutto quello che erano le mie perplessità già a fine 2012, perché è stato un cambiamento dettato secondo me dall'andare verso lo smettere di correre per BMW. Io credo che avrebbero voluto smettere già a fine 2012,
però non si poteva, c'erano troppi contratti in essere, è stata presa una strada, diciamo, per spegnere la candela piano piano, e purtroppo secondo me non eravamo all'altezza quest'anno, non avevamo la competitività che avevamo nel 2012, quindi è stato un anno veramente duro. Scusa Marco, dividendo in percentuali, quanto strada tecnica e quanto problemi tuoi fisici? Ma sicuramente io ho avuto tanti problemi fisici, però credo di avere minimizzato le difficoltà, non ho mai sbagliato in gara, ho fatto 1-0 solo quando Carlos mi ha preso Philip Island, e gli altri erano solo problemi tecnici. Sono caduto, mi pare, 2 volte in tutto l'anno, tra prove piuttosto che, e come ho detto, siamo partiti indietrissimo quest'inverno, abbiamo dovuto reinventarci noi come team una ciclistica di una moto che non avevamo la minima idea di cosa dover fare, non avevamo purtroppo la struttura per gestirla, anche se avevamo ottima gente che ci lavorava, e quindi è stato difficile. Non... Fra te e Chaz, proprio due strade diverse, avete fatto due robe diverse? No, lui faceva copia e incolla tutte le domeniche praticamente. Vedi Franco, sei contento adesso che ho fatto la polemica? Voglio fare una domanda bella semplice. Cosa ne pensate dei campionati del mondo MotoGP e Superbike? Ovvero, visto che voi siete piloti, rispondete comunque alla Dorna, nel senso che il vostro organizzatore è Dorna, come sta lavorando secondo voi? L'anno prossimo il vostro campionato cambierà, la MotoGP comunque, ci saranno tanti cambiamenti anche lì. Com'è secondo voi lo stato di salute del moto mondiale, della Superbike, e poi voglio sentire anche i vecchi volponi. Però prima voi, Michel, parti tu. Ah, io farei parlare a Vergani. Vabbè, parla Vergani, giustamente. Per tutti e due. È sicuramente un momento difficile per entrambi i campionati, perché si ha secondo me le idee su che direzione si vuole andare, ma non si riesce a fare così rapidamente. Credo che dovranno ridursi entrambi allo stesso tempo, secondo me un po' alla volta, perché si rischia di perdere dei pezzi per strada. Sicuramente il futuro della Superbike è la Evo, non so se nel 2015 ci sarà un ulteriore step indietro delle Superbike o già la Evo, secondo me faremo un'altra via intermedia, così come nella MotoGP adesso si devono rispettare i contratti con le case, non si può far buttare via, diciamo, un progetto nato l'anno scorso già quest'anno, quindi tra un paio d'anni credo che si ridurrà il livello tecnico anche lì. Non è facile al momento, le moto vincenti sono poche, quindi servirebbe avere più combattività. Senti Alberto, voglio chiedere anche a Pino in questo caso, un aspetto un po' diverso da quello dei piloti. Ieri Marco era insieme ad Alfano e Colaninno. E Colaninno sommerso a 70, si parla di 70 guardie del corpo tra, non per te ma per Alfano, quindi non voglio coinvolgerti in questo casino, però insomma Aprilia comunque rappresenta un qualcosa di un po' diverso da una casa normale per noi in Italia. Beh, però ieri c'era 70 persone di scorta al signor Alfano qui alla fiera, giornata dedicata ai media. Cosa vuol dire questo? Vabbè, tutto giusto. Signor Vergani, vuol far rispondere il signor Allievi? Sì, questa risposta la lascio a Pino. Comunque no, la Piaggio è la Piaggio, cioè la Fiat delle moto, per cui insomma un'azienda importante, Colaninno un personaggio. A me ieri è divertito vedere Marco che si guardava intorno un po' stordito tra Alfano e Colaninno, anche un po' orgoglioso con la faccetta furetta, era veramente da fotografare. Ci sono dei momenti curiosi. Pino, ieri giornata media per il salone, cosa potevano fare il signor Alfano qua? Con tutto rispetto, lui 70 persone, 40 in divisa, lui che si è messo contro Berlusconi adesso deve difendersi, Rischia, anche qua. Quindi anche qui è per questo che si è portato tutte queste guardie al corpo, si nascondeva qualche attenzione. Sì, no, comunque prego. Io gli ho proposto di provare la moto, ma in aprile altre 70 non ne hanno per farle girare, quindi non è possibile. Comunque Pino, stavi dicendo? No, era solo la battuta, cioè mi sembra decisamente esagerato, cioè io ho provato in altri paesi a stare con capi di Stato eccetera, che al massimo hanno 2 guardie del corpo, però ai nostri politici fa piacere avere quel seguito, agli italiani tutt'altro, perché vorremmo che si tagliassero le spese fisse dello Stato. Senti, voglio tornare invece sull'ultimo Gran Premio di Formula 1, l'uscita dai box di Alonso, quel sorpasso così forse un po' off limits, e ricollegarci a quello che è successo invece in Australia, Marquez e tutto quello che ne è seguito. Abbiamo sentito anche Lin Jarvis, che ha fatto ancora riferimento a quel gesto di Marquez, ritenuto da loro estremamente scorretto, ai limiti insomma della sanzione. Io ti devo dire una cosa, a me non piace la Formula 1 retta dal codice della strada, oramai
ci manca poco che ti diano la multa per eccesso di velocità, no? È una Formula 1 che è stata troppo incanalata. Adesso tutti si esaltano perché hanno visto il film Rush, che propone l'aspetto estremistico del rischio, del coraggio, del, anche se vuoi, della lealtà. Però la Formula 1, le corse, sono sport fatti di gesti atletici, e negli sport del motore il gesto atletico è rappresentato dal rischio, no? Allora ti devo dire, si può giudicare in due modi. Secondo la logica corrente, quella degli ultimi due anni in vigore, che ha creato sanzioni, squalifiche eccetera, Alonso era da penalizzare. A me piace il fatto che non sia stato penalizzato, perché si torna a tollerare, e già questo è un assurdo, il gesto atletico, il coraggio di passare qualcuno, il coraggio di provarci. È stato bellissimo quel sorpasso di Alonso con quattro ruote fuori, perché evidentemente non poteva più stare in pista con Vergne che lo portava progressivamente fuori. Ma la Formula 1 è questa, è fatta di queste cose. Ma allora perché la MotoGP non può essere quello? Cioè, perché invece il MotoGP, non so come la pensate la voi. La MotoGP ha un grosso difetto, che copia il peggio della Formula 1. Cioè tutto quello che poi la Formula 1 elimina, no? Espeleta lo porta nella MotoGP. E Espeleta in questo modo sta distruggendo, da un lato sta distruggendo la MotoGP e la freschezza dei piloti che corrono in MotoGP, dall'altro, con l'acquisizione da parte della Dorna della Superbike, secondo me lui non sa cosa fare e ucciderà la Superbike. In un colpo sta ammazzando due campionati. State tranquilli, però non no, adesso, io adesso. È anni che tra virgolette è una battaglia, secondo me basterebbe riportare i circuiti di tempo fa, invece di fare asfalto dappertutto come fanno adesso, metti l'erba e la ghiaia. Allora lì mi faccia vedere il coraggio, perché tagliare dove c'è asfalto sanno fare, quindi bastava, e tante discussioni di tanti anni non si sarebbero più avute, capito? Ma su quell'uscita di Marquez, Phillip Island, come l'hai vista? Lì tu? Secondo me andava regolamentata meglio l'uscita dei box, perché comunque anche Lorenzo in una curva a destra, piegando a destra, è difficile avere la visione completa di quello che è a sinistra, e le velocità lì sono spaventose, quindi si facevano male tutte e due. Lì bisognava dare una corsia di uscita ben più lunga Scusa, robe qui capitano quando però non viene riconosciuta l'autorevolezza di chi deve deciderle queste cose qui, perché uno fa il furbo quando sa che poi più o meno ci si aggiusta. Marco ha detto una cosa giustissima, e se in effetti quest'anno ci fossero state spazi di fuga, più di ghiaia e meno di asfalto, Marquez avrebbe molti punti in meno, quindi anche per quello tanti come me chi sbaglia dicono, deve pagare, cioè perché è comodo andare sempre usare a parte che diventa molto più pericoloso, ma usare per pista anche quella che pista non è. Bisogna, così riduci anche la velocità, riduci i rischi, e così chi sbaglia di meno vince. Invece qua purtroppo molte volte chi sbaglia tanto, è bello, è spettacolare, attacca, però continua a sbagliare. Il pilota usa tutto l'asfalto che gli metti in pista, usa anche quello che gli metti fuori. In Formula 1 fai una partenza, in 3-4 escono, e fai tre giri, non sai se succederà, lo eliminano, non lo eliminano, cioè passi 3-4 giri senza sapere cosa ci sto correndo contro, no? Invece esatto. Te metti una bella definizione, fai pista, cordolo, erba, se vai senza fuori erba, perdi, sintetica che non serve nessuno niente. Ti penalizza senza erba sintetica, e c'è la ghiaia, sì. E vai sulla ghiaia e non serve poi perdere dei mesi e dire ma lui ha sorpassato tagliando, è corretto, non è corretto, se vai fuori poi perdi. E quindi Franco, no, volevo andare a parte i regolamenti e queste cose che sono cose tecniche che Marco, Fabrizio e gli altri ragazzi sanno bene, quindi magari ci vorrebbe un regolamento meglio, no? Io invece volevo pensare un'altra cosa sulla Superbike. Cioè secondo me con l'uscita di scena anche di Ceca abbiamo una generazione di piloti molto forti che non ci sono più, quindi la Superbike è fatta anche di piloti forti e di campioni, non avendo più quei 5 o 6 che si sono andati negli ultimi 2 o 3 anni, secondo me ha perso molto. È un'altra cosa, perché anche andando via Biaggi, campione del mondo con l'Aprilia, secondo me la Superbike in Italia ha perso comunque interesse. Però aggiungo una cosa, io sono contento per il lavoro che ha fatto Alberto con Marco, perché io sono convinto che riportare Marco alla Aprilia, secondo me possono vincere il mondiale, è logico, senza sfregarsi niente, no, non sfregarti Marco,
perché comunque il potenziale di Marco e l'Aprilia potrebbe essere quello che è stato con Biagi, e quindi porta più attenzione secondo me alla gente e molto più interesse, perché a noi ci manca il campione. Poi abbiamo due ragazzi come lui, anche Badovini e Giuliano, che con le moto buone potrebbero rifare qualcosa di nuovo, però dipende, ad esempio lui è a piedi, ecco, esempio, un protagonista come lui secondo me non può essere super a piedi. Bike. Basterebbe correre con delle moto che possono avere tutti, che costano poco. Che te andavi in Austria, c'era McLeod che non lo conosceva nessuno, vinceva perché aveva una moto competitiva come quella degli altri. La Superbike deve essere una categoria di avvicinamento, meno moto ufficiali, moto meno costose. E anche la MotoGP si deve ridimensionare, perché bisogna che la Dorna, che sono molto bravi dal punto di vista commerciale, marketing, di promuovere questo sport, sono meno bravi dal punto di vista regolamentare, perché la CRT così non ha avuto senso, ma non aveva senso neanche quando l'hanno fatta. Esatto, è quello. Quindi loro devono fare una MotoGP che magari diventa CRT e una Superbike che diventa più super stock perché certo. Quando la Superbike nacque anni fa, le moto stradali avevano dei motori esagerati, delle ciclistiche inguidabile, quindi era giusto che te adeguavi la moto per la pista. Adesso le moto da strada hanno tutto, sono fantastiche, quindi devi correre con quelle e con l'elettronica ridotta al massimo, perché okay. Il pilota deve avere nel polso destro l'elettronica. Benissimo. Ha detto bene. Io aggiungerei anche un'altra cosa, che in MotoGP non si può fare un campionato del mondo dove sei sicuro che il podio è fatto dai soliti tre più il quarto che arriva quarto, perché anche per un investitore sei sicuro di partire per non vincere se non hai uno di questi tre, cioè che senso ha? Ma anche in Formula 1, cioè la Marussia non vince, vincono i migliori, quelli che investono di più, che prendono i piloti migliori, vincono in quattro. Però la bontà della Superbike, no, però Marco per esempio siamo passati in Superbike perché giustamente diceva con un team come quello Gresini sei sicuro di far quinto. In Superbike quelli che possono vincere veramente sono 10 piloti che a seconda della situazione possono esserla davanti. Quest'anno si sono ridotti perché alla fine erano rimasti in 4-5, però c'è sempre quello che può piazzare la zampata vincente, che magari Camier ti inventa una gara buona con il Suzuki, ti vince un premio come è successo a Badovic, cioè voglio dire, però Alberto basterebbe un Bazz per esempio che ha vinto, cioè, una gara MotoGP, le moto dell'anno questo a volte le prendono, non so dove le metti, cioè, le schiacciano. Tu pensa che cervello di gallina, ma per un motivo fiscale, aspetta, capito, ma se tu quelle lì le riaffitti a delle altre squadre non possono, CRT, ma non possono perché non possono per un motivo fiscale, no, negli anni, ma l'hanno sempre fatti negli anni. E in Giappone dietro. Allora il costo di sviluppo di una moto da corsa è deducibile ai fini fiscali se questa cosa finisce nell'anno in cui è stato sostenuto, cioè quella moto, e quando le vendono che ti rimane a te, arriva Equitalia, no, arriva, tornano indietro, e qui Giappone arriva le CRT, allora, non tornano indietro, siccome no, il CRT è un'altra roba, ma le moto ufficiali vengono date in affitto, vanno e tornano. Ok, devo andare, andiamo adesso a scoprire tutte le novità del Giappone, salone, scoperte insieme a Virginio. Vi chiedo, qual è la moto più bella che hai visto nel salone, così introduciamo l'argomento prodotto? La Special BMW 90 forse. La 90, ok. Sì. Pino, qual è la tua moto preferita? Beh, ho visto tante moto artigianali che mi sono piaciute. Se dovessi pigliare una, hai un qualcosa? Adesso ne vediamo tante. No, di accessibili prenderei anch'io il BMW. La BMW. Sì. Alberto, cosa ti è piaciuto? Sinceramente la Ducati, la R Special, Panigale, vate la pesca con i colori Marlboro. Ok, Marco, tu sei Aprilia, però insomma potrai dire, no, se c'è una moto. L'Aprilia dorso duro mi piace, andare a fare le passeggiate. Sì, è già Aprilia, no, tutti li per... Adesso capiamo con cosa corre lui invece. L'RSV4. Allora. Ah, bravissimo, ok. Adesso cerchiamo di capire con cosa corre. Qual è la moto che ti è piaciuta di più? Io l'unica che vedo è quella lì perché sono arrivato adesso, quindi... È una moto da cross. È una moto da cross. Va bene, comunque aspettiamo buone notizie per quanto riguarda Michel per l'anno prossimo. Dario, la tua moto del salone quest'anno? Sono due giorni che sono qui, non ho ancora visto una moto perché sono molto concentrato. Ma cosa mi dici? Sono viste. Eri lì a guardare le ragazze col cannocchiale. Esatto, Franco, chiedigli la standista più... No, che lo sa, lì a dare dei bigliettini, una roba penosa. No, le moto ce ne sono tante, adesso dopo vado. Dopo guardare anche le moto. Ezio, la tua moto del salone? Se le potete inquadrare, sono loro dietro. Quelle lì sono le moto più belle. Siete che scontati. Ho visto. Virgi, la tua moto? La tua moto? No, il suo stand mi è piaciuto. Non l'ho ancora visto. Ducati Estrema.
e la Borile è quella la modello cross regolarità. Bravo, sai che anch'io scelgo una Borile, scelgo Borile, ho conosciuto in questo salone, anche, personaggio straordinario. Anche è interessante anche l'MV, quella la veloce. MV, la anche Bimota, sì. Insomma un sacco di moto italiane belle. Dire la MV multistrada. Bimota tesa è quella che preferisco. Bellissima, bellissima. Zam, la tua moto? KTM 390. 390, bene. Bellissimo. Allora, non finisce qua Griglia. Adesso da questo parterre di amici ci trasferiamo a vedere tutte le novità del salone. Ce n'è per un'oretta e mezza, per cui state lì ancora con noi. Ritorniamo appena dopo la pubblicità. Grazie. Nell'attesissimo stand di Peugeot Scooter incontro Enrico Pellegrino. Buongiorno Enrico, grazie dell'ospitalità. Quante novità quest'anno, quante novità, e oltre a qualcosa che abbiamo visto l'anno scorso, però adesso finalmente arriva sulle strade. Esattamente, buongiorno a tutti. Sì, il nostro Metropolis, Peugeot Metropolis 400, abbiamo iniziato le consegne 2 settimane fa, i primi 30 esemplari, il primo mese di lancio 92 contratti, un prodotto che era tanto atteso dal mercato e anche da noi ovviamente, un prodotto che ha l'ambizione di rivoluzionare la mobilità urbana ed extraurbana grazie alla sua tecnologia, alle tre ruote, a un sistema di avantreno molto avanzato, quindi con un mass damper, un sistema che smorza le vibrazioni, con un anti-tilting avanzatissimo, con la smart serve key. A cosa? Spieghiamo cosa vuol dire, perché l'anti-tilting significa che quando stai per fermarti nel traffico piuttosto che a un semaforo premi un pulsantino e senza mettere i piedi per terra il metropolis si stabilizza e si ferma, quindi non sei più costretto a mettere il piede per terra, che ha tante controindicazioni in città, puoi scivolare, può essere bagnato, ma può essere comunque scomodo anche per le donne, in particolare molto molto utile. Per ripartire basta accelerare, si sblocca in tutta sicurezza e si riparte tranquillamente grazie a un motore eccezionale, il 400, progettato, sviluppato e prodotto da Peugeot in Francia a Mander, 37,2 cavalli, mediamente il 15% in più di tutti i concorrenti pari cilindrata, ma ben 38,1 kg di coppia, vuol dire elasticità di marcia, quindi comfort, sicurezza anche qui, consumi. Quindi un veicolo che ha l'ambizione di fare la trade union tra il mercato delle quattro ruote e quelle delle due ruote come mai nessuno ha pensato di fare. Tra l'altro tu parlavi della mobilità urbana, ma qui arrivo a dire che un pendolare delle due ruote come potrei essere io, gli 80-100 km andata e ritorno, ma anche qualcosa in più a questo punto con un 400, tre ruote, diventano veramente a suo appannaggio. Anche più degli 80-100 km, parabrezza regolabile per tutte le altezze, quindi da 1,60 a 1,90 si può trovare la migliore conformazione del parabrezza, quindi protezione all'aria, alle intemperie, frenata integrale, quindi avendo la pedana piatta, unico nel suo segmento ad avere la pedana piatta, essendo omologato LT, quindi guidabile anche con la patente B, non ci vuole una patente specifica, c'è il pedale del freno come sulle auto, sulla pedana, quindi facilmente azionabile anche per i meno avvezzi allo scooter, a due ruote, in questo caso, e agisce su tutte e tre le ruote, quindi in massima sicurezza in ogni condizione di marcia, sia essa stradale, città, autostrada o tangenziale. Senti, parlaci un attimo delle varie versioni, qua ne vediamo una particolarmente accessoriata, poi una versione RS. Chiaramente la Peugeot ci ha sempre abituato, RS è quella versione un po' più sportivella. Esattamente, Peugeot ha una storia di 118 anni, ma ha una storia nelle corse, nelle competizioni, dalle MAN alla Formula 1 al Rally, quindi con svariate vittorie nel Mondiale. Non può mancare nella nostra gamma la versione sportiva, ovviamente è caratterizzato da dettagli come il parabrezza a basso fumé, piuttosto che le pedane in alluminio, piuttosto che gli inserti rossi sulle ruote o le cuciture sulla sella, tutti dettagli che fanno dello stile di Metropolis uno stile ancora più accattivante nella versione più cattiva, quindi sportiva. Prima di passare alle altre novità approfitto della posizione di Pasquale in questo momento per far vedere quel pedale, quello del freno che vediamo lì sulla pedana assolutamente piatta, come dicevi tu poc'anzi. Oltretutto, per chi è già motociclista o automobilista, la leva di destra comunque agisce su tutte e tre le ruote, la leva di sinistra solo sulle ruote anteriori, quindi comunque la guidabilità
di questo mezzo prende tutte le esigenze, le competenze, le conoscenze dei guidatori. Qualcuno forse non ricorda, ma Peugeot nel campo delle due ruote è storia, non solo in quello delle quattro ruote, ma anche in tanti altri campi, che Peugeot ha fatto veramente di tutto, e vi invito ad andare a studiare la storia di Peugeot per scoprire le magie di questo marchio. Però qui, con il ritorno di un nome mitico, il Django, anteprima mondiale EICMA 2013, Enrico, avete veramente dato un tocco incredibile a questo stand. Hai detto bene, 118 anni di storia hanno un valore. La mobilità urbana contemporanea passa da Peugeot, quindi abbiamo guardato nella nostra storia, nel nostro tesoro, e abbiamo riscoperto che negli anni 50 Peugeot faceva uno scooter eccezionale che ha motorizzato la Francia e mezza Europa, anzi tutta l'Europa. Quindi lo riproponiamo quest'anno in anteprima mondiale, Django, versioni con motore 50, due tempi e quattro tempi, 125 e 150 in quattro allestimenti diversi, il Classic, l'Heritage, lo Sport, e il quarto darà la possibilità a tutti i clienti attraverso il nostro portale di personalizzarlo in quasi 200.000 combinazioni di colori diverse. Cioè una persona potrà entrare nel portale e disegnarsi il suo Django e renderlo più simile, unico sul mercato. Siamo molto orgogliosi di questo prodotto e di questa anteprima mondiale, perché significa un'altra volta riprendere l'ambizione di stare sul mercato da protagonisti. Pochissimi marchi al mondo possono avere la presunzione di, con 120 anni di storia, di riproporre soluzioni stilisticamente così innovative, e non solo. Quindi innovativa, sempre con un occhio al classico, e questa è la cosa bella secondo me in questo momento in cui il retro, il vintage è molto di moda. Credo che abbiate veramente colpito nel segno. Posso dirti che questa versione bicolore, non so quale allestimento sia, ma la trovo un capolavoro. Sì, è bellissima, è anche la mia favorita. Potrai vedere anche la versione sport, te lo farò vedere. Io guardo le finiture, quindi la qualità costruttiva, la sella, come era una volta, ovviamente in chiave molto moderna, o piuttosto che il suo parabrezza, è veramente, come direbbe, sì, il francese, un bijou. Un bijou. Mi dici anche qualche cosa in termini di consumi, quanto fa con un litro? Parliamo della versione 150, che è una versione che avrà molto, molto da dire sul mercato, che può entrare in autostrada, tangenziali. Parliamo di scooter che hanno percorrenze superiori ai 30-35 minuti con un litro, quindi parliamo di consumi bassissimi. Che significa anche emissioni inquinanti CO2 bassissime. Siamo ai migliori livelli del mercato, come non potrebbe essere altrimenti. Peugeot ha l'ambizione e deve avere l'ambizione di rappresentare il meglio in termini di tecnologia, di design, di qualità, di servizi e di assistenza per i propri clienti. Senti, i prezzi? I prezzi ancora non li abbiamo comunicati, li comunicheremo a gennaio. È un prodotto che arriverà dopo la primavera del 2014, ma saranno sicuramente molto competitivi, e anche in questo saremo unici. Ecco Enrico, io devo farti i complimenti personalmente, perché stai guidando un rilancio incredibile di questo marchio, che ha una storia infinita, come hai detto all'inizio, e che sta spingendo molto forte sull'acceleratore, anche perché in questo momento c'è bisogno di mezzi che abbiano delle doti sicuramente di mobilità, ma anche di versatilità, di economia d'utilizzo. Per cui credo che abbiate una gamma in questo momento da fare invidia a molti. Grazie, ne siamo convinti. Siamo convinti che Peugeot, senza timore di smentita, oggi sia la migliore, dia la migliore offerta di mobilità urbana del mercato. Lì di fronte a te tu vedi due biciclette elettriche, la E21, che è quella in vetrina, anche lì guarda il braccio posteriore, il bibraccio posteriore, una BMX con un telaio che funge anche da portapacchi integrato, la migliore tecnologia possibile. Quindi dal 2014 ho il piacere di annunciare che torneremo a commercializzare le biciclette, in particolare le biciclette elettriche. Avremo 8 versioni sportive, Classic, uomo e donna. Quindi del resto la storia di Peugeot è iniziata con le biciclette. Chi meglio di noi poteva rientrare e doveva rientrare in questo settore? Benissimo, complimenti ancora. Sai cosa faccio adesso? Siccome ho intravisto purtroppo Aimé Ferrari, che si è perso nei meandri a parlare con me, io quasi quasi gli chiedo qualcosa sul tre ruote. Cosa ne pensa lui a Metropolis? Posso andare? Ti fidi? Assolutamente.
sai che è capace. Sì. Grazie mille, grazie. Buon lavoro e complimenti. Vado. Eccolo lì in vetrina, era l'S57C, l'antesiliano del Django, e chiaramente avevo detto al dottor Pellegrino che avrei trovato Ferrari, eccolo qui dove lo trovo, vicino a scrutare le magie di questo propulsore. Hai visto, noi volevamo interrogarti, sapere cosa ne pensi dei veicoli a tre ruote, cosa ne pensi in particolare di questo Metropolis? Che è un mondo a sé. Io ho sempre sognato un mezzo quattro ruote diventato tre ruote, in modo tale da avere una sola ruota posteriore di trazione per poter derapare in mezzo, e poi hanno fatto le moto, quindi il mio sogno si è realizzato su due ruote, ma sulle due ruote diventate tre. Ma però tu, da motociclista puro, da ex pilota, rimanente piloti per tutta la vita, cosa ne pensi di un mezzo così? Cioè, tu a chi lo consiglieresti? Fai conto che parli a una... A quelli che vogliono a tutti i costi, dalla vettura, non fare la coda, non fare la fila e sgattaiolare in mezzo al traffico un pochino meglio, un pochino, non come con una moto, ma che hanno la ritenzione idrica, la metto sul ridere, ma che non si fidano tanto dell'anteriore, che hanno paura di scivolare davanti. Beh, al giorno d'oggi ti posso dire, da uno che fa 300 km al giorno con lo scooter, perché ne faccio così, ti dico che sono molto invogliato da provare, non vedo l'ora che Enrico mi faccia provare questo mezzo, perché credo che per l'utilizzo che ne faccio io, è chiaro che non è una moto da pista, ma il fatto di avere un po' più di fiducia lì davanti e avere a che fare col traffico delle città, tu sai bene cosa vuol dire, soprattutto Milano, Roma, le grandi metropoli, ma ormai così ovunque, io penso che veramente possa rappresentare una chicca. Per quelli che hanno un po' di qualche titubanza per la moto e che si sentono più sicuri, è sicuramente da consigliarsi. Io personalmente non amo questo tipo di veicolo, te lo dico in tutta onestà. Fai bene, noi vogliamo la tua onestà. Ma so che, e questo è opinione di tanti amici che hanno optato per questa soluzione, tutti quanti mi dicono: ah, perché sai, io l'anteriore ho paura, e con due ruote sull'avantreno chiaramente quando piegano si sentono a casa, si sentono sicuri. Certo. Bene. Questa è la ragione principale. Ha detto che ce li fa provare, appena arrivano i primi due da bam, zum, zazza, hanno iniziato le consegne a pochi giorni, appena arrivano, hai visto quelli che si è messo in mezzo Pasquale, l'ha guardato malissimo, questo qui che sembra vestito un po' come Scaramaccai. Perché? You know Scaramaccai? Yeah, I know. Ma lui è un operatore? È un operatore, qui per fare le trasmissioni di Scaramaccai Channel, hai presente tu, Scaramaccai Channel? Lui è un po' vestito, se vuoi inquadrarlo Pasquale, inquadralo pure, tanto noi stiamo facendo finta di niente, è vestito un po' come il pagliaccio del Circo Baraldi, e Scaramaccai adesso sta passando dietro, mi dà una botta in testa, però lo salutiamo, grazie per essersi messo in mezzo. Secondo me è un artista. Secondo me no, slam Beagle, come dicono Beagle a Bucarest. Gula. Lo stand della Polini non è più solo lo stand che fa impazzire i ragazzini, i bimbi, perché qui si parla veramente di bambini, dai 4-5 anni credo in avanti, anche per gli adulti. Sono reduce dalla prova del T-Max e dalla prova del BMW C600 Sport, dotati dei variatori Polini, e devo dire che sono una cosa straordinaria. Abbiamo parlato anche Virginio Ferrari, perché c'è tutto un argomento parapendio da trattare, per cui ci abbiamo quelle 4-5 ore di tempo. Poi lui, come tecnico professionista, sarà sicuramente dettagliato a dire le specifiche tecniche di tutti i prodotti. Ma sai che è offeso, va in giro per gli stand e dice: ah, ma lui mi tratta male. Poi ha trovato tuo papà e gli ha detto: ma perché il Bobbiese la tratta sempre male? Dillo che è stato suo padre che ti ha detto, perché non ho detto io non ho mica paura, e lui, tuo papà gli ha detto: ma Ferrari la tratta così male. Poi il Bobbiese non capisce niente di moto, è risaputo anche qua che non capisco. Quello niente. È un po' vero, sei più appassionato della prova più che della tecnica. Vabbè, su quello tecnica, io tecnica sai che tecnica un po' di, no? Un po', però scherzi a parte, qui della tecnica si fa il sale, no? Il sale della vita di Polini, reparto corse che abbiamo conosciuto, meraviglioso. Che cosa presentate nella fattispecie in questo EICMA? Noi continuiamo con tutto il gruppo trasmissione, dai T-Max, ma soprattutto in tutti i maxi scooter che stanno uscendo, perché la trasmissione è quella cosa che con la minima spesa ti dà la massima resa. In che senso? Si va a cambiare l'erogazione della potenza dei motori, ottimizzando di più i giri motori a ogni curva di potenza del motore, per cui si ha una migliore erogazione.
e soprattutto in questo momento, tra virgolette, di crisi, che chi non vuole cambiare lo scooter ma deve fare della manutenzione al proprio scooter vecchio, anche con dei bassi costi si può comprare dei prodotti qualitativamente superiori e performanti a un costo più contenuto dei prodotti originali. Assolutamente sì, e qui stiamo vedendo una fattispecie il T-Max della squadra La Greca, il Maxi Trofeo Maxi Scooter, che credo nel 2014 proseguirà alla grande, come sempre. Certo, proseguiamo col campionato, naturalmente questo è lo scooter che ha vinto il Trofeo Maxi Scooter campionato italiano e l'abbiamo qua esposto per i più appassionati. Ok, là dietro invece vedo il C600 Sport e posso dirti che a me piace il fatto che un'azienda che rappresenta l'eccellenza, no, del nostro paese riesca a migliorare un prodotto teutonico, per cui sai, i tedeschi sono sempre un po' anche un filo presuntuosi. Bene, voi con quel variatore gli avete trasformato un mezzo che io ho provato in versione standard, era insomma ai limiti della sufficienza, è diventato un capolavoro, è grintoso, consuma addirittura meno, cosa che voi di solito non considerate, il fatto che un mezzo consumi di più. A voi interessa aumentare la potenza? Noi di solito guardiamo le performance del motore e poco i consumi. In questo caso anche i consumi sono stati migliorati, come ha dimostrato la prova della rivista in sella. In questo caso probabilmente BMW, fortissima nelle moto, ha pagato leggermente l'inesperienza del primo maxi scooter. Comunque ha una buona base, con poco l'abbiamo trasformato questa resa, è veramente diventata una moto bella da guidare. Ok, senti, facciamo la nostra camminata. Virginio, voglio chiedere a te, andiamo nella zona dove ci sono le mini moto, gli scooter, perché quante volte ti chiedono ma come si fa a cominciare, insomma le spese, quanto costa? In realtà con Simon recentemente abbiamo dimostrato che partendo da uno scooter del valore, forse non aveva neanche valore, diciamo, cioè zero valore, l'abbiamo trasformato con l'impegno del reparto corse di Polini, ma che può essere poi riproposto su un qualsiasi scooter. Adesso qui siamo nella zona minimoto, però basta poco ed è una bellissima scuola, tanti di voi piloti sono partiti da quelle gare. Assolutamente sì, io ad esempio ero partito da un Guazzoni 50 e tutti i giorni avevo mio padre dietro che mi diceva ma è possibile che tu giù il cilindro sul cilindro, tutti i giorni giù, era una cosa fantastica e tutti i ragazzini dovrebbero mettere le mani per tirar giù, guardare e capire da soli come è fatto, è il modo migliore per capire come funziona un motore. Perché ancora in quel mondo, in quello degli scooter, anzi andiamo a raggiungerli, credo che siano qui dopo l'angolo, vale ancora quella legge di cui faceva riferimento Virginio, il fatto che sì. Giù la testa, sulla testa, la marmitta. No, vale ancora e come stiamo spingendo da questo anno, stanno anche rinascendo dei trofei, dei raduni, tipo il trofeo canavesano, che si sono inventati delle 4 e 6 ore a coppia in Piemonte, dove si va con uno scooter, con un ciclomotore, con qualsiasi mezzo, con un mezzo possono correre 4 piloti con lo spirito veramente del divertimento, e lì veramente sono stati ritirati fuori degli scheletri che c'erano, come il tuo. Sì, io ho un vecchio Aprilia Rally demolito da mio figlio Federico, che in 2 anni l'ha disintegrato, l'abbiamo riportato e presto lo faremo vedere anche a griglia di partenza, un look simile, no, veramente, colorazione ufficiale. Guardatelo quel servizio lì, perché è veramente uno scooter che valeva poco o niente, c'era solo il telaio e probabilmente non funzionava più, con una spesa minima è stato rimesso in moto, rivitalizzato, e veramente uno si può divertire e magari uno pensava buttava via dei soldi. Assolutamente sì. A questo proposito parliamo dei trofei Polini legati invece agli scooter. Abbiamo parlato dei maxi scooter, ci sono i trofei per le pit bike, però quello che insomma attira di più l'attenzione dei giovani, dei ragazzini, è questo. Rimangono sempre gli scooter, in questo caso stiamo vedendo un 90 di cilindrata o i 70, che sono gli scooter della categoria massima. Ormai raggiungono prestazioni eccezionali perché arrivano a 150 all'ora con un'accelerazione da 0 a 100 in meno di 6 secondi. Faccio una domanda a lui, perché altrimenti tuo papà dice ma come, non hai chiesto a Virginio che ne capisce e io non capisco. Secondo te è propedeutica una formula con gli scooter per i giovani pilotini che poi vogliono fare il pilota? Assolutamente sì, qualunque cosa abbia un affare che fa brum brum e una ruota davanti e una ruota dietro va tutto bene.
e in questo caso loro che lo fanno in maniera professionale è l'ideale. E poi correggetemi se sbaglio, ma sicuramente sbaglio, il fatto di avere a che fare con dei mezzi così reattivi, così leggeri, così diversi sostanzialmente da una moto tradizionale, per cui con una tendenza a essere molto più diretti, immediati, credo che possa sviluppare delle tecniche. Non è più così diverso lo scooter dalla moto tradizionale, perché tu vedi che lo scooter non ha più il sistema di sospensione come era concepito al tempo, e da una forcella a un freno a disco, quindi si è avvicinato di gran lunga ormai dal punto di vista della ciclistica. Vi porto in là perché voglio approfittiamo del fatto di avere una nuova generazione confrontata con la, ci arriviamo anche a quella lì, però vedete qui abbiamo il passaggio, però guarda la zona anteriore, quella a cui io facevo riferimento. Questa qua è una Vespa, perché abbiamo fatto anche il campionato delle Vespe, perché questa non tramonta mai. Proprio quello che stiamo vedendo davanti in questa Vespa, monta una forcella di uno zip. Andiamo a vedere invece quella nera, che ha anche degli altri argomenti, secondo me, da proporci, oltre a quelli tecnici. Non so se Simon, sei della mia idea? Assolutamente sì. Ecco, questa invece? Questa è l'intramontabile Vespa Special, che non morirà mai. Tutti i possessori di questi Vespini hanno un assegno circolare in mano, difatti sta sempre esplodendo, un mercato che tira sempre, non solo in Italia ma in Europa e in tutto il mondo, è la classica Vespa. Classica Vespa, quanto costa prepararla così? Guarda, abbiamo tantissimi step di elaborazione, dalle moto da competizione fino dai prodotti da competizione fino a quelli più tradizionali che si possono usare come ricambio all'originale, per cui c'è una vasta scelta per tutti. Senti, allora io lancio l'invito ufficialmente al mio socio nonché compagno di merende, anche perché in occasione della presentazione al mondo di Peaky Peaky Motorcycle World, Virginio Ferrari, ahimè, ce lo ritroveremo molto spesso anche in Bob Gear, insomma ci saranno un po' di novità. Tu che fai molta fatica dopo gli incidenti, a parte gli scherzi purtroppo, a stare in moto. Due volte in coma, non vantarti, non è che più ne fai nei mondiali, no, cioè qui più due volte almeno, in coma più è rischiato. Almeno giustifico il motivo per cui a volte tu dici mezz'ora di tempo. Che non ci sei un po' con la testa. Esatto, ho capito, esatto. Sta cercando delle scuse, bene. No, è la realtà, ma non avevo capito. Ma ci prometti che se Simon ci mette a disposizione due o tre mezzi da provare, magari a Castelletto di Branduzzo, che è comodo anche per lui, sei vecchio, ci mette magari delle ore a arrivare da Monaco, andiamo a fargli un test. Zumbia, altro che, soprattutto perché io non posso più guidare una moto da corsa, queste qui sono per me una bella poltrona, io mi metto su bello comodo, tranquillo, e posso benissimo. Ti assicuro che anche su queste moto avrai il tuo da fare. Esatto. Però voglio fargli anche la proposta, visto che lui è appassionato di volo, di provare i nostri motori per paramotore. Io so che lui va col parapendio, questa cosa è diversa, però mi piacerebbe farlo parlare col nostro tecnico, che è anche un istruttore con una scuola di volo, per provare un'esperienza nuova che sicuramente so che a lui piacerà. Anche qui avete colto nel segno, avete vinto un sacco di titoli mondiali con il motore che stiamo vedendo. Tre titoli mondiali quest'anno, due record mondiali, l'ultimo abbiamo raggiunto, una signora ha raggiunto i 6250 metri di quota. Lei è salita con l'ossigeno, col motore meno potente, il 200, non è il nostro più potente. Sono tutte bellissime sensazioni per noi che siamo entrati in questo mondo da 4 anni, ma stiamo già diventando leader del mercato. Va bene, Virginio lancia la sfida anche alla signora, farai 6.000 ma senza l'ossigeno. Lui va non così. Sottovalutare le signore, perché quelle ti tostano. Allora ci vediamo in pista. Però volentieri voglio affrontare l'esperienza di avere il motore sul parapendio. Bene, tutte e due allora, organizza un test globale. 2 giorni di test. Va bene, grazie Simon, ciao, complimenti. A tutti, grazie a voi. Allo stand Bosch ci sono molti particolari, spesso, ahimè, nascosti, perché la Bosch lavora sotto da sempre per rendere, soprattutto per i motociclisti, gli automobilisti, i temi che noi trattiamo più abitualmente, la vita più sicura. E per cui vorrei capire esattamente di cosa parliamo quest'oggi in questo stand Bosch. Parliamo ancora una volta di sicurezza, che sulle due ruote è un tema che è particolarmente caro a Bosch. Purtroppo ci sono ancora una infinità di motociclisti, ahimè, coinvolti in incidenti, e l'utilizzo dell'elettronica, dell'ABS in particolare, permette di ridurre drasticamente queste situazioni pericolose.
Allora, qua banalmente dai sistemi chiamiamo in versione più light a quelli più performanti, Enhance o Plus, per stare alle sigle, riusciamo a gestire dalla semplice frenata per motocicli e cicli di piccole cilindrate e solo con il disco all'anteriore, fino a situazioni e cavalli, insomma, quasi a 200 cavalli, quindi con una gestione alle super sportive, anche addirittura alle super sportive, addirittura alla off-road. Ecco, Gabriele, spiegaci questa moto che particolarità, al di là di essere una KTM, però le particolarità che ha grazie a Bosch. La KTM 1190 Adventure è la prima ad essere dotata nel Model Year 2014 di serie del cosiddetto MSC, che è un acronimo che sta per Motorcycle Stability Control, ovvero abbiamo portato il concetto dell'SP, della stabilità delle quattro ruote ad un veicolo che di ruote ne ha solo due, quindi che come agisce, cosa fa? Facci capire. Controlla tutti i tre assi di spostamento, laterale, longitudinale e orizzontale, quindi calcolando l'inclinazione, l'imbardata, il beccheggio e chi più ne ha ne più ne metta durante la marcia. Lo fa in un numero di volte al secondo spaventoso che neanche uno dei piloti più bravi e più allenati riesce ovviamente a fare, e permette così di avere la massima sicurezza in frenata, in accelerazione, anche in curva. Bellissimo, questa è una cosa incredibile, e tra l'altro quando tu ne parli io non vedo l'ora poi di provarlo, per cui di capire esattamente cosa succede a una moto controllata da questo sistema. Come diciamo noi, trasferire la tecnologia e quello che fanno i nostri dispositivi a parole è difficilissimo. Se tu hai l'occasione di provarla, appena scendi immediatamente hai la percezione di quello che è stato detto, cioè la possibilità di sentirsi sicuro anche su fondi stradali sdrucciolevoli, in curva, gestendo tutte le situazioni nella totale sicurezza. Voglio precisare però non sfidare mai i limiti della fisica, ovvero l'elettronica ti aumenta la sicurezza, la confidenza, però chiaramente non ti permette di superare i limiti della fisica, quindi occhio sempre, prudenza, e non andare a cercare i limiti della moto, soprattutto in strada. Gabriele Lemone, ti ringrazio tantissimo, e quello che io non, quasi un po' di rabbia, perché tutto il lavoro che fate spesso è, come dicevamo in apertura, nascosto, cioè non ci rendiamo conto di quanto Bosch fa. Ti svelo una cosa, veniamo a vederlo. Guarda ad esempio questa moto stupenda. Nessuno si aspetterebbe che sotto il codino di questa Augusta fantastica questo scatolotto ti permette di aumentare tantissimo in piena sicurezza tutte le tue prestazioni. Sei veramente, hai fatto meno molto bene a portarci, esatto, a vederlo. Pochissimi magari si mettono a aprire ormai. Con tanta elettronica difficilmente si tocca, come si faceva una volta con cacciavite e carburatore, le moto, ma ci sono sotto queste meravigliose forme tantissima elettronica che quasi. La fattispecie, che elettronica stiamo guardando? Questo è il sistema ABS Enhanced, quindi quello più performante, che permette di rendere umane e gestibili in strada le potenze di una moto come questa, che vanno ben oltre l'immaginario anche autostradale, se uno... E anche, perché no, pistaiolo, perché alla fine anche il pistaiolo si sta rendendo conto che questo tipo di frenata su una moto così assolutamente rende. Soprattutto quando questo tipo di motocicletta viene usata in strada. Bene, hai soddisfatto il mio desiderio di vedere Bosch presente. Esatto. Guarda, mettimi le moto, io vado anche subito. Anche adesso. Grazie mille. Ci proviamo. Buon lavoro, Gabriele. Ciao, grazie. Ciao. Ho perso Virginio, ho varcato le soglie dello stand Ducati, sparito. Allora, parliamo di una delle novità importanti del salone, Monster 1200, con un aumento di potenza importante di questa moto, che rappresenta veramente una gran parte della storia Ducati. Dal 1993 in commercio, un chiaro esempio di successo commerciale, una moto che
è cresciuta nel corso degli anni sia come cilindrata ma come numero di esemplari venduti, 150.000 unità vendute. Pensate che il nome Monster, che nella mia ignoranza pensavo fosse dovuto solo al sostantivo inglese Monster, il mostro, invece e Monster era come la chiamavano i dipendenti di Ducati nel momento in cui venne così iniziato lo studio di questa che doveva segnare l'inizio di una nuova epoca per Ducati, per cui dal bolognese vero e proprio. In realtà qui abbiamo un telaio traliccio in tubi, acciaio fissato alle teste, forcella Ohlins, abbiamo una sospensione posteriore progressiva con un monoammortizzatore Ohlins completamente regolabile, escursioni 130 mm anteriore, escursione a ruota 152 al posteriore, i freni anteriori, due dischi semiflottanti da 330, pinze Brembo, posteriore disco da 245 mm, è una moto che pesa 209 kg, però per cui chiaramente a un aumento della cilindrata corrisponde anche un peso sicuramente interessante, altezza della sella che è regolabile a 785 a 810 mm, per cui possibilità di plasmarla sulle vostre esigenze, soprattutto sulla vostra altezza, serbatoio che contiene 17,5 litri di carburante. E poi cosa possiamo dire? Chiaramente la cilindrata 1198,4, testa stretta 11 gradi, bicilindrico L, distribuzione desmodromica 4 valvole per cilindro, raffreddato a liquido. Potenza, e qui parliamo di una potenza che è cresciuta in maniera esponenziale rispetto alle prime versioni del 93, parliamo di 145 cavalli con una coppia spaventosa di 124,5 Nm a 7250 giri minuto. Cambio chiaramente 6 marce, il prezzo lo ignoro, ma sicuramente sarà un successo. Questa è per molti, ahimè, rimarrà un sogno, è una super sportiva DOC, anzi più che DOC, era attesa moltissimo allo stand Ducati, la Borgo Panigale in versione super leggera. Super leggera vuol dire che questa moto, che verrà prodotta in soli 500 esemplari, costerà la bellezza di 66.000 euro, per questo vi dicevo rimarrà un sogno per tutti, però eccola qui svelata. Completamente spogliata di quello che sono le carene, e si capisce a questo punto il perché di un prezzo così elevato. Si parla di materiali molto pregiati, si parla di titanio, di ergal, di carbonio, magnesio, un trionfo veramente di questi materiali che hanno consentito ai tecnici di Borgo Panigale di contenere il peso della moto in 165 kg. La base è quella della 1199 Panigale R, ma sulla superleggera il telaio monoscocca e i cerchi marchesini sono realizzati in magnesio, li stiamo apprezzando in questa colorazione molto particolare. Leggeri anche il telaietto posteriore, la carena, entrambi in carbonio, la batteria, gli ioni di litio, l'impianto di scarico in titanio. Anche in titanio è realizzata la viteria di questa 1199 superleggera. La ciclistica vanta una forcella Ohlins FL 916 con piedini lavorati a macchina e una sospensione posteriore sempre Ohlins denominata TTX 36 con molla in titanio. Sulle ruote lavora un impianto frenante da vera superbike che vediamo inquadrato in questo momento, Brembo monoblocco M50, hanno una pompa radiale anteriore e la regolazione in remoto, ed è questa la prima volta che viene installato questo dispositivo su una moto di serie. Il motore super quadro bicilindrico L, dotato di valvole di aspirazione BL, valvole di scarico in titanio, ma anche di pistoni con due segmenti derivati anche questi dal mondiale Superbike, montati per la prima volta su un motore stradale per ridurre masse e attriti. 66.000 euro, se la volete, ce ne sono solo 500 in tutto il mondo disponibili, vi conviene muovervi. Vedi, io malignamente avevo pensato che tu fossi scappato quando mi hai visto varcare lo stand Ducati, e invece no, anche perché voglio sfatare questa cosa, che Virginio adora le moto, è un motociclista vero, puro, come pochi altri al mondo, e credo che tu più chiunque altro apprezzi un prodotto italiano, per cui vorrei anche sfatare questa cosa che tu ce l'abbia con Ducati per partito preso. Sono questioni della vita. Io ce l'avevo che sono con una persona in particolare, e basta. Niente di più. Anzi, come in questo caso è un mezzo stupendo, che hanno veramente fatto un lavoro estremamente certosino, estremamente ricercato, e al di là di quello che può essere una preferenza di una marca o di un'altra, questo è veramente qualcosa di
di puramente fantastico. Senti Virgi, ma l'utilizzo di questi materiali così sofisticati, magnesio, ergal, titanio, carbonio, ormai quasi il carbonio sembra una roba banale, invece sappiamo cosa vuol dire ricavare parti in carbonio da zero. Ma che cosa comporta, cosa porta? Oltre a aumentare i costi, parliamo di 66.000 euro di questa moto, 500 esemplari, ma che benefici dà poi per l'utilizzo finale? Ma guarda, se parli già dal punto di vista del peso, quando tu sei nella condizione di poter governare un mezzo che può essere da corsa, che può essere anche per andare tranquillamente in giro per la strada, e hai la possibilità di tu dominare il mezzo dovuto al fatto che spesso quando si va su certi quintalaggi, lo definisco, diventa assolutamente assurdo, no? Il rapporto potenza uomo o disponibilità di percepire quello che accade su un mezzo a due ruote. Tu sei su un qualche cosa di ideale dal punto di vista della dimensione e della prestazione, rapporto, dicevo, peso-potenza. E quando riesci ad avere la piena padronanza del tuo mezzo, come quando sei su, ad esempio, su una 250, noti subito che c'è molta più facilità una 250 da corsa che una 500 da corsa o una moto GP da corsa. Ecco che una moto di questo genere, di questa razza, quando tu sei abituato ai 180 kg, ai 190 kg, ti ritrovi ad scendere da sotto ai 160, tu dici è un sogno, è una cosa veramente sconvolgente, nel senso positivo. Vigi, siamo di fronte a una moto celebrativa. Noi, come sai, il prodotto di serie io e te non capiamo, al di là di quelle che tu vendi, importi, distribuisci, ma non sappiamo proprio una cippa. Siamo gli unici che siamo qui a fare del fumo, però in realtà noi rappresentiamo il pubblico e poi nelle giornate dedicate appunto al pubblico, non agli espositori, anche se in realtà oggi c'è un casino pazzesco qui, non la capiscono che una giornata per gli operatori la devono lasciare libera, invece c'è un gran casino. Però questa moto è, secondo me, degna di interesse, perché è una moto celebrativa dei 90 anni della casa dell'Elica, si chiama 90, non a caso, è un bel esercizio di stile, un po' retro, un po' moderno, un po' particolare. La cosa certa è che questa moto potrà essere customizzata in 1800 modi diversi, per cui carina, motore della R1200R, della quale però condivide solo quello, il resto è veramente tutta completamente diversa. Ti piace o te piasno, come dicono in Ungheria? Come dicono in Ungheria dalle nostre parti, ti devo dire che a me piace particolarmente la forma e la linea tondeggiante e non spigolante, cioè quel selino retro che ricorda molto quello che mi ero messo sulla Honda 750 nel 1971-72 come elaborazione del tutto, questo serbatoio che abbandona le linee spigolose. A me piace particolarmente il morbido, il tondeggiante, qualche cosa che dal punto di vista anche dell'aerodinamica è più compatibile con le sinuosità, ecco. Senti, tu che sei un purista della tecnica di guida, degli angoli, via dicendo, il motore boxer, come me lo inquadri? Ti piace o no? Ti dirò che molti anni fa mi comprai un R80 GS, quella praticamente bianca-azzurra col sellone arancione. Sì. E ti ho detto tutto con questo, cioè nel senso che... Molto, era una moto divertentissima. Ho un amico che l'ha ricomprata recentemente, lo stesso modello, e ti dico è particolarmente piacevole. Poi ti dava anche questo effetto di leggerezza, perché era una moto non invasiva dal punto di vista del chilaggio, e di conseguenza la adoravo. Ok, allora adesso ti fermo perché andiamo qui, vorremmo farla live, ma non ce la facciamo, ma sì che ce la facciamo, infilati Pascal, vieni con me, vieni. Vieni Virgi. Vieni. Perché, come vedete, è tutta stampa, stanno facendo tutte le riprese, tutta gente che lavora, dovrebbe essere la giornata stampa, vedete che tutta gente è stampa, sono proprio stampa, sì, loro. Sì, sono una televisione croata. Allora, Virgi, questa è un'altra delle grandi novità di BMW, loro stanno facendo delle immagini, stanno facendo proprio, è televisione, vedetelo. Sì.
si chiama S1000R, deriva chiaramente dalla RR, è stata spogliata, chiaramente pesa 200 kg, per cui sicuramente un mezzo, una roadster pura che fa del divertimento, credo, la sua arma vincente, 160 cavalli, qui non abbiamo quel boxer là, e qui non so, vedi che non c'è il boxer. Ricordi quando parlavamo di tradizione, vedi, una BMW tedeschi veri, vedi cosa ti fanno? Vuol dire che sono elastici. Ok, hanno un atteggiamento che ti piace, insomma. Assolutamente, assolutamente. Anche se io della BMW non concepisco e non condivido l'atteggiamento legato allo sport, nel senso che va in Formula 1 sono andati via vincendo molto poco, scappati, in Superbike hanno fatto più o meno la stessa cosa, per cui io discuto molto il loro atteggiamento dal punto di vista sportivo, che è quello che noi di solito trattiamo di più. Dal punto di vista del prodotto di serie, devo dire che anche a me piace molto questo tipo di atteggiamento. Bob, io dico, anzi non io, il mondo dice che le aziende sono fatte dagli uomini. Quando magari capita il momento che non c'è l'uomo giusto al posto giusto, vengono fuori dei rebelot, dicono sempre in Ungheria, no? Rebelot, sì, sì, rebelot è proprio un modo di dire di Budapest. Rebelot è assolutamente Budapest. Budapest centro. Ma io credo che al di là di tutte quelle che sono le considerazioni che ne hanno fatte fino ad ora, questa qui che ha un pochino più spigoli, che assomiglia più a tante altre, io non l'apprezzo dal punto di vista della linea estetica, io l'apprezzo per quello che è stata l'innovazione in casa BMW della soluzione motoristica. Dallo stand BMW cadiamo all'interno dello stand Triumph e qualcosa mi fa capire che io e Virgi siamo due vecchi dentro, siamo vecchissimi perché ci siamo incollati qui vicino alle Bonneville, stiamo trascurando completamente tutte le altre novità di casa Triumph, comprese le sportive, le maxi cruiser, però la Bonneville per me ha sempre un fascino stramaledettamente positivo, però voglio capire perché tu mi hai dato boom, un calcio e mi hai cacciato dentro qua. Perché io quando leggo Triumph io penso a Vanni Blesi e Renato Galtrucco nelle 500 km, pensa come a volte la vena sportiva ti lasci il marchio indelebile, no? Certo. Marchio a fuoco sulla pelle. Questo motore bicilindrico praticamente in verticale che rappresenta quello che è la concentrazione del baricentro sotto gli Zebedei, dicevamo, no? Sì. E che ti può permettere di giocare dal lato geometria dell'avantreno, eccetera, eccetera, in una maniera ideale. Che cosa avevano, stando a quelli che sono i criteri attuali delle moto da corsa? Avevano il baricentro molto basso, quindi ti davano questo effetto di stabilità, ma dal punto di vista del cambio di direzione ti faceva un po' effetto deriva questo motore molto giù, che però turisticamente parlando era l'ideale, e io le amo, le Triumph le amo. E qui ecco, io adesso ho capito, alla fine tu dicendo Triumph le amo arrivo a capire il senso del discorso, perfetto. Se dovessi comprare una Triumph pigliassi ancora questa qua. Vanni Blegi e Renato Galtrucco. Vieni con me che andiamo a vedere quelle che sono di là. Non sappiamo che moto stanno presentando. Credo qualcosa relativo alla Thunderbird. Io devo girare qui col pacco regalo, scusate. Andiamo a vedere, vieni. Perché quel discorso che tu mi hai fatto fino a lì non vale più chiaramente su questo tipo di moto. Però guarda un po' che mastodontica questa Commander. Queste a me piacciono da guardare. Cioè, le ammiri come oggetto d'arte, diciamo, ma... Esatto, ci sono le donne belle, ci sono le donne da guardare, ci sono le donne da amare. Le moto, ci sono le moto belle, ci sono le moto da guardare, ci sono le moto da provare. E queste per me rappresentano quelle da guardare, perché sinceramente a me non piace andare su una moto pesante. Di conseguenza posso apprezzare la provata attorno al quartiere, attorno al giro intorno a casa, ma quando mi chiedi di farci la vita quotidiana come tantissimi fanno, che fanno 30.000 o più chilometri all'anno, devi concepirla veramente con una certa mentalità, quindi vai in giro con i tuoi borsoni, vai in giro con il tuo stereo nelle orecchie anche se non si dovrebbe, vai in giro con la tua donna dietro e ti fai le scampagnate da 200 chilometri alla volta. Ma è veramente una filosofia per gente che ama la moto e che ama viaggiare, che ama fare dei chilometri, al di là di avere una moto più o meno reattiva nelle curve, nella parte mista. Questo è un messaggio che stai mandando anche agli utilizzatori come me della moto per uso quotidiano,
a ogni fisico la sua moto, cioè il fatto di vedere spesso gente magari di 55 kg con moto da 380 può non essere una legge valida? Io accetto tutto e sono aperto in questo senso, ma parlo per me stesso. Quando sento una moto che comincia ad arrivare a 210, 230 o più, ti dico no grazie. Infatti un amico mi ha dato una Traverton da mettere allo stand e mi ha detto provala, io ho detto no grazie. Meglio di no. E gli ho dato una risposta secca e repentina perché non mi piace salire su quelle moto. Qui ho, guarda, vedi, i cinesi arrivano e dicono porca miseria, l'hanno copiata meglio di come avremmo potuto far noi, perché qua si apre un'annosa questione. Perché devi fare una moto che ha delle caratteristiche sicuramente meravigliose, copiarla dal GS BMW? Questa è copiata dal GS BMW, esattamente la stessa roba, ma perché la Triumph non si è fatta una moto un po' che ricalcasse un po' il suo stile, come ha sempre insegnato a tutti, no? La Bonneville è lì ancora da vedere dopo decine d'anni. Volevo ringraziare questi due che si sono messi proprio davanti. Grazie, siete splendidi, ma noi la vediamo lo stesso, noi vediamo attraverso, ma sono due di una televisione loro, sono telepippa, vedi, sì, va bene, andiamo in là, noi siamo noi molto più su, però voglio dire, questa qui l'hanno copiata, ma perché non hanno fatto un bel Tiger Explorer loro? Bob, a me, al di là di quello che è la tua considerazione, a me piace perché è grintosa, perché c'è quel motore lì che gli dà una caratteristica tutta sua particolare. Se tu la guardi dal lato profilo, tu vedi che c'ha nel propulsore ha qualche cosa di diverso rispetto alle 4, rispetto a tutte le moto che hanno quelle caratteristiche lì similari a questa, no? La vedo molto raggruppata, molto, molto compatta, molto corta. Senti, io posso dirti che però se avessero avuto un boxer avrebbero messo un boxer, alla fine la moto è uguale, tu mi puoi cercare di convincere finché vuoi, ma qui mancano solo le due teste perché non ce le avevano, altrimenti la moto è uguale, la sella allo stesso modo, dai, manca, anche a me piace, per carità, come mi piace il GS, però santa pazienza, sembra veramente ormai cambiato il marchio e basta. Bob, ormai abbiamo anche, guarda quanto si può vedere del telaio. Tu vedi che è di origine tamburiniana, no? Massimiana tamburiniana. Perché? Perché è stato lui ad iniziare con quelle boccole, i boccoloni dove hai il fulcraggio delle parti perni motore e via discorrendo. Quando hai un motore così corto e compatto, tre cilindri, che tu lo fai contenere, lo contieni In uno spazio così breve, parlando di quelli che poi sono gli spazi forcellone, asse posteriore, asse anteriore, tu vedi che questa moto è corta, è compatta, ha molte elevazioni in verticale, baricentro alto, quello che oggi richiede l'utilizzo comune delle moto di intorno ai 200 e più chili, e di conseguenza ti dà una linea sua, una fisionomia particolare che a me personalmente piace, anche se sono tendenzialmente su moto diverse, di preferire moto molto più leggere, però mi ci voglio sedere sopra perché se tocchi 137 cavalli, il motore 3 cilindri 1215, chiaramente dotata di tutte le tecnologie necessarie a una moto, a una tourer di questo livello. Io ti confermo che mi piace, però è uguale a quell'altra. Sai cosa ti dico, Bob? Che su questa moto ci sta bene anche un gigante da 2 metri, perché grasso, fatto male magari. No. Uno da 1,85 fatto male, perché un po' grasso? Io ci sto su bene e vedo che ha degli ampi spazi per inserire gambe molto lunghe e la seduta è bassissima, vuol dire che anche quelle donne che sono un incrocio tra le amazzoni e le marziane, su questa moto la vedo. Vabbè, insomma, perché è corta e perché è bassa. Stai cercando di no, mi piace anche a me, il mio concetto era un concetto diverso, però nulla toglie che la moto mi piace, come dicono, questo è più da Bucarest, mi piace Bucarest con la P, come... Help me down, but I got up already.
Novità presentata in esclusiva all'EICMA 2013, questa CTX Honda CTX come Comfort, appunto l'acronimo composto dalla lettera C, Comfort T-Technology X Experience, è una base molto nota ai fanatici e agli appassionati del marchio dell'ALA, perché è la base, la piattaforma è quella che ha già dato origine alle moto della famiglia NC, le 700, difatti è proprio la stessa piattaforma, tra l'altro condivisa anche con quella dello scooter Integra. Lo stile è ricavato molto dalla famiglia delle Goldwing, per cui le moto più grosse della famiglia Honda, con delle caratteristiche stilistiche che ritroviamo in questa moto. Il motore invece è il classico bicilindrico parallelo 8 valvole raffreddato a liquido da 670 centimetri cubi, 48 cavalli di potenza, 6250 giri minuto, per cui una coppia anche discreta che ha 60 Nm a 4750 giri, una moto che vuole essere evidentemente una via di mezzo tra uno scooter e una cruiser di grande cilindrata. Crediamo che con un prezzo adeguato, che sarà sicuramente competitivo come caratteristica del marchio Honda, potrebbe essere una moto con una discreta, un discreto gradimento da parte del pubblico, grazie anche alla notevole capacità di carico, alla comodità di questa sella estremamente bassa, molto ampia, un cruscotto completo in ogni dettaglio, un manubrio molto largo, comodo, tipico da cruiser, impostazione molto comoda, per cui con il cambio DCT sicuramente una moto che avrà la sua e la vedremo molto sulle nostre strade. E all'EICMA Honda presenta anche la CTX 1003, la sorella più grande della CTX 700, una gran turismo imponente, anche qui grandi borse, posizioni di guida molto comode, poi un cuore che è il motore, 4 cilindri a V da 90 gradi, longitudinale, da 1261 centimetri cubi, derivato da quello della ST 1003 Pan European. Questa moto è in grado di sviluppare 84 cavalli di potenza, 6000 giri minuto, 106 Nm di coppia a 4500 giri, distribuzione bialbero a 16 valvole, raffreddata a liquido. Sono state aggiornate anche la mappatura del sistema di alimentazione e iniezione elettronica a Honda PGM FI e dei corpi farfallati ad essa associati. Il cambio è stato riprogettato completamente, utilizza 5 rapporti, 5 marce molto lunghe per sfruttare un range più ampio possibile dell'erogazione di questo propulsore V4 dalla coppia mastodontica. Un'altra novità importante presentata da Honda all'EICMA 2013 è la VFR, chiaramente una moto che non ha bisogno di grandi presentazioni, presentata nel 1998, più di 15 anni di onorata carriera, e si pensa che ce ne siano ancora sulle strade un 100.000 esemplari, per cui una moto dal successo ineguagliabile, ineguagliato. Ecco qui la versione 2014 con la motorizzazione da 782 centimetri cubi, distribuzione VTEC a 16 valvole, potenza di 106 cavalli a 10.250 giri minuto, coppia massima di 75,1 Nm a 8.500 giri minuto, sistema di iniezione elettronica Honda PGM FI dotato di corpi farfallati da 36 mm, è stato rimappato per soddisfare le caratteristiche di erogazione del motore, anche questo a beneficio dei consumi che sono ora di 17,8 km con un litro nel ciclo medio, serbatoio di 21,5 litri, autonomia abbondante che permette di sorpassare agevolmente i 350 km di distanza, telaio doppia trave in alluminio con struttura a diamante del tipo pivotless che non è stato modificato, mentre è stato modificato il telaietto qui nella parte posteriore dietro al sellino dove viene alloggiato il passeggero, che è dal punto di vista stilistico secondo me una delle parti forse meno riuscite, meno particolari di un modello che comunque ha caratterizzato gli ultimi 15 anni della storia del marchio dell'ALA. Comunque tutte le dotazioni chiaramente ABS, pinze freno anteriori del tipo ad attacco radiale a 4 pistoncini, freni anteriori da 310 mm, disco posteriore da 256 con pinza a 2 pistoncini, nuovi cerchi ruota a 10 razze realizzati con il processo di pressuffusione fine. Sono passato davanti allo stand di Royal Enfield Italia e mi sono dato dello stupido perché l'ho avuta, l'ho venduta, rimpiango il giorno in cui l'ho data via e spero, perché no, di tornare
in sella in una di queste moto che sono così carine, ricche di emozioni, di particolari. Elena, ti chiedo, in qualità di responsabile comunicazione di questo marchio in Italia, di parlarmi della magia di questa Royal Enfield, che ha molto di British, però ha tanti argomenti. Allora, intanto buonasera a tutti. Diciamo che questa è l'ultima nata in casa Royal Enfield, la aspettavamo da 2 anni. Ci piace perché è stata creata realmente dal sapore inglese, cioè la fabbrica si è mossa per ricreare un prodotto che storicamente aveva già, era un prodotto degli anni 60. Quella di oggi è, diciamo, deve dare la stessa sensazione di allora, però ovviamente con gli aggiornamenti tecnici che ci servono per poterla vendere. Tutto qui. Senti, vedo vari allestimenti, però qui serve molto poco per rendere, è già bella di suo, per cui parlavamo prima di iniziare a registrare del fatto che sì, è nuda, è così, ma è così che deve essere. Esatto, è un prodotto che deve essere reale, deve essere vivo e deve essere proprio, come posso dirti, nudo, perché poi il cliente intanto se la fa sua e poi comunque la può allestire con i pezzi, con gli accessori che ritiene più opportuni. Addirittura noi stiamo aspettando, detto così fra noi, anche delle mezze carene, delle cose che permettano di farla sembrare ancora quella che era negli anni 60. Poi comunque è un prodotto agile, di ottima guidabilità, l'abbiamo provato e devo dire dà una sensazione bellissima alla guida, quindi realmente quello che era oggi. Senti, ha un altro grande vantaggio che è il prezzo. Sì. Prezzo volutamente è interessantissimo perché parte dai 6.495 euro, IVA compresa, più la messa su strada. Ogni volta che butto l'occhio vedo la ruota a raggi, tutte queste caratteristiche. Vieni, mi parli anche di questa, che è quella che probabilmente comprerei, no? Può essere che mi presenti da uno dei vostri concessionari a brevissimo. Allora, spiegami che cos'è. Presupponendo che ti aspettiamo in concessionaria ovunque tu voglia andare, questa è una nuova colore 2013 per la classica ed è il colore tan, come vedi molto anni 60, ci sta bene su questo prodotto. Lei è la classica, dunque è guidabilissima da ragazzi e ragazze, ha un'altezza di sella corretta per non creare, diciamo, problemi di aderenza. E accessoriabile come tutte, diciamo quel pizzico di stile in più che fa piacere su un prodotto di questo tipo. Senti, la mia aveva l'accensione a pedivella, per cui tutte. Ok, ancora così? Avviamento elettrico e kickstart per tutte, questa è la cosa divertente in più che ha Royal Enfield. Senti, poi manca lì dietro il sellino, c'è la sella divisa in due, classico. Accessorio. Bellissimo, questa quanto costa? 6.003, per cui assolutamente competitivo. Elena, ti ringrazio moltissimo, grazie, spero di rivedervi presto, in bocca al lupo e complimenti per quello che fate. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao, grazie. Grazie. La patria delle biciclette, lo sapete benissimo, da lì viene questo signore che ha portato una cosa molto strana, un nome tipicamente italiano, si chiama Gigi ed è veramente un'idea, credo, rivoluzionaria. How did Gigi born? What do you think when you created Gigi? Well, we wanted to develop a new means of transport, you know, Holland is known for the bicycles and mopeds also, mofas. And you have folding bicycles, but we wanted to have a hip-looking, very comfortable riding transport method which you can fold and which you can take along in a train, bus, car, whatever. And that's how we developed the Gigi, a very easy to fold in 3 steps and 5 seconds to fold electric scooter, which only weighs 30 kilograms. And 30 kilograms is a lot maybe to lift, but it's not a lot for an electric scooter because it's only about 25%. And that's how we came to this idea, and you had to be a normal traffic participant. So not like a Segway, for example, where you're standing, or like a step, which is more difficult. So it's fun to ride, it's easy to take along, and it's light and it's electrical. So that's how we did it, and it took us 3 years to get where we are today. And next year we go to the market. Next year andranno l'anno prossimo sul mercato, volevano qualcosa di diciamo sostitutivo per la bicicletta, sapete benissimo che l'Olanda è la patria, abbiamo detto in apertura, delle biciclette. Bene, questo pesa 30 kg, how many kilometers can you make with Gigi? Quanti chilometri si fanno? It's funny, the standard battery pack you can ride about 30 kilometers, of course it depends on the weight of the person and everything, but we say we ride 1 hour.
It's really developed for head and tail transport or short rides, not like a traditional scooter which you take for everywhere. Fa 30 km con una carica, un'oretta, loro dicono, chiaramente dipende molto anche dal peso di chi lo guida. Can you show us where you have the charger here? The charger is built in. The only thing you need is you can take it along, and it's just a standard electricity cord, so the only thing you need is to put it in your electricity socket in your house or normal, cioè vedete, ha solo bisogno di una spina normalissima, non ci sono collegamenti particolari. Everything is there. Veramente piccolino, guardate, è un giocattolino, però in realtà effettivamente questo devo dire che potrebbe rappresentare un'alternativa logica, anche perché si può caricare sui mezzi pubblici, sul treno, sulla metropolitana. È veramente un qualcosa di particolare, ma credo molto intelligente. Io non sono un amante dell'elettrico, I don't like electric vehicles, but in this case I have to say you were very very smart in thinking about this. We did it electric. Some people, of course, are, we call it range anxiety, that they are afraid that, you know, they ride their electric scooters and that they stand still all of a sudden, you can't go further. This thing, of course, you can throw in your taxi, but we had to make it electrical because if you have a foldable fuel scooter and if you put it in your car, it's going to leak, it's going to smell, and you can't take fuels into a train or into a bus. So that's why electric was the only alternative, and since the evolution of good motors and good batteries, it now makes sense to have this product to the market, bring it to the market. Assolutamente hanno dovuto scegliere, optare per un propulsore elettrico, perché questo lo potete caricare, come dicevamo, in treno, addirittura anche in taxi, nel baule della vostra vettura, qui non avete problemi, questo lo pigliate veramente per la sua bella manopola, lo caricate dentro. Non so quanto può costare. How much do you think it will cost when you will go to the market? Quanto costerà? Next year we go to the market and it will be comparable to regular good fuel scooter, so let's say a Vespa or something, but we haven't set the price point yet, but it will be in that ballpark. Okay. Il prezzo si aggirerà più o meno nel range di costo degli scooter tradizionali. Io credo potrebbe essere sui 3.000-3.500 euro, è assolutamente un qualcosa che può valere, anche perché è veramente qualcosa di alternativo. Do you need to ride with a helmet or no? It's developed in Holland. C'è bisogno del casco o no? No, in Holland you have the MOFA, so you have scooters up to 25 kilometers per hour. There you don't need to wear a helmet, and the scooters between 25 and 50 kilometers per hour you need to wear a helmet. But everybody, for example, in Holland they tweak it up to 35 or 40 kilometers. So we say this, it's to 25, you can speed it up to 35 kilometers per hour and you don't need to wear a helmet. In Germany, for example, up to 20 kilometers an hour. In Italy, I must say, I don't know. You know what? I don't know either. Non so neanche io com'è la regola in Italia, però in Olanda fino a 25 km all'ora non devono mettere il casco, da 25 in su devono mettere. Non so se Virginio lo sa, no, mi sta guardando, no, non lo sa neanche lui. Thank you very much, complimenti, grazie, thank you. Sensazione che quest'anno sarà dura per tutti contro Yamaha, perché la gamma promette veramente molto bene. Di fianco ai modelli già consolidati e storici abbiamo una serie di prodotti nuovi, innovativi, veramente molto molto ben riusciti. Io parto dalla MT-09, che è veramente un concentrato di simpatia e di grinta, un'impostazione molto da motard, peso contenuto, un motore tre cilindri in grado di erogare una potenza assolutamente degna di nota, 115 cavalli e 10.000 giri minuto, una coppia di 87,5 Newton metro a 8.500 giri, prezzo anche assolutamente molto competitivo, 7.990 euro, un'infinità di varianti, di variabili, guardate le colorazioni che sono presenti qui nello stand Yamaha, tutte veramente molto belle, una moto che ispira semplicità, facilità di guida, molto bella secondo me questa qui, quella lì proprio lì in alto è forse la più riuscita, però un modello molto interessante con altre possibilità di personalizzazione. Però guardate questa, l'MT-07, trovo che sia veramente una delle moto più belle che ho visto al salone quest'anno. MT-07 vuol dire un motore, un bicilindrico in linea raffreddato ad acqua,
quattro valvole, 689 cilindri di cilindrata, 74,8 cavalli, anche qui la coppia di 68 Nm a 6500 giri minuto. È una moto che pesa 179 kg, non vi so ancora dire il prezzo, però devo dire che questa qui è destinata a farvi sognare, molto snella, molto agile, anche qui una bella impostazione alta da motard, ci sta, poi con un bel bicilindrico per chi ama questo tipo di motore, assolutamente una moto da non farsi scappare. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your head gets me over. Ormai il T-Max l'abbiamo conosciuto e visto in tutte le salse, in tutti i brodi di pollo. Questa qui è la versione presentata a EICMA, versione bronze, per cui si caratterizza principalmente per la colorazione. Colorazione che, come vedete, coinvolge la carrozzeria, ma anche addirittura il colore dei cerchioni. Poi è una sella con delle cuciture molto interessanti, però sostanzialmente rimane, oltre a qualche altro particolare come lo stemma cromato, le cuciture di cui abbiamo parlato, i carter motori verniciati in nero lucido, rimane comunque un capolavoro pressoché inimitabile da parte di tutta la concorrenza, per cui qui fa bella mostra di sé allo stand di Yamaha. Però qui vedo un signore che è assorto, è ammirato. Mi scusi, buongiorno. Buongiorno. Lei si chiama? Virginio. Il signor Virginio abbiamo qua. Perché lei sta guardando con ammirazione questa special su base Yamaha? Perché io faccio parte dei vecchi, no? E sto vedendo con grande soddisfazione che si stanno rivisitando iniziative personali prese negli anni 70. All'inizio degli anni 70 le moto di serie venivano denudate dal manubrio largo, dalle pedane di serie, eccetera, eccetera, quindi pedane arretrate, sellino monoposto ricavato da una sorta di invenzione d'alluminio, con una foderina normalmente era velluto e messe su, più o meno velluto, sì, così scamosciato. Ed erano sì scamosciato, vellutate, che dava l'effetto velluto. Ce n'è una che ti piace bene, tu sei ammirato, assorto da questa, che è una vocazione un po' sportiva. Ci sono delle parti alluminio che andiamo ai tempi del nostro primo Felotti, che faceva ancora le carenature campana delle MV Agusta da competizione anni 60, alle bulle degli elicotteri ricavate tutte con il suo magico martello, e tirava fuori delle opere d'arte di questo genere da un foglio di alluminio che era praticamente impensabile, no? Come soluzione finale. A me piace molto anche quella Naked di là. Vai un filo più là che voglio leggere. Sai cosa ti dico? Che a me piacciono tutte. Vai un po' più in qua, questa qui è una Yard Built su base XJR 1300 o Rouge by Deus Ex Machina, che a Milano sta facendo insomma un pochino il bello, il brutto, il cattivo tempo. Il bello o il brutto? Il bello e il brutto. Bellissimo, il bellissimo cattivo tempo. Va bene. Bellissime tutte e due, devo dire. Complimenti a Deus Ex Machina. Per i nostalgici delle moto retro, guardate, Yamaha presenta la SR400, un classico monocilindrico raffreddato ad aria a quattro tempi, 399 centimetri cubi di cilindrata, 23 cavalli, quanto basta per divertirsi, un prezzo che si preannuncia molto competitivo, 5.990 euro, per chi desidera una moto che poi tra l'altro può essere trasformata in maniera molto semplice in una special di quel tipo, partendo da una base che non gli costi troppo. Io credo che la SR sia veramente la moto ideale. Però vi chiedo di seguirmi, perché questa è un'altra delle moto, è quella che ha citato Lynn Jarvis ieri. Guardate come rende, ma mi piace molto farvela vedere in questa colorazione bianca, una chopper, una versione chopperizzata. Ti passo davanti, Pask, scusami, XV950, un motore 942 di cilindrata, 52 cavalli, per cui sicuramente una moto paciosa, ma
vuole fare sicuramente del divertimento, del piacere di guida, le sue caratteristiche principali, anche qui un'infinità di personalizzazioni possibili, partendo anche qui da una cifra assolutamente molto concorrenziale. Io penso alla moto a cui vuole andare a dar fastidio, che sicuramente è la Harley Davidson Sportster. Qui parliamo di 8.490 euro di spesa, 5 marce, 79 Newton metro di coppia, 3000 giri minuto, 247 kg di peso. Devo dire che ha dalla sua delle linee sicuramente classiche, ma anche dei particolari molto molto diversi da quello che si è visto fino adesso. Quindi complimenti a Yamaha, che hanno saputo interpretare anche questo tipo di moto in maniera molto particolare e singolare. On the other side of the street I knew, stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause you moved to West LA or New York or Santa Fe. L'unica vera grande novità di questo salone ECMA per Harley Davidson è rappresentato dalla Street in due motorizzazioni, 750 e 500, sono ancora delle versioni pre-serie, pre-production, probabilmente in Italia arriverà solo ed esclusivamente la motorizzazione 750. È una moto un po' particolare, ha fatto sicuramente storcere il naso ai puristi del marchio Harley Davidson, però è una moto con la quale Harley Davidson vuole tentare di essere molto aggressiva sul mercato. La linea è un po' strana, devo dire ragazzi, che non è che mi abbia convinto più di tanto, anzi devo dire proprio che non mi piace, inutile che sto lì a menare il torrone. Ruota anteriore da 17 pollici, posteriore da 15, già quello forse è una cosa che ai puristi del marchio fa storcere il naso, e poi questa parte finale, questa coda che non finisce di piacere, sembra un qualcosa di veramente molto anomalo dal punto di vista dello stile. Credo che in Harley su questa moto non ci abbiano azzeccato, poi sarò chiaramente smentito, sarà un grande successo di vendite, glielo auguriamo, siamo curiosi di sapere il prezzo che verrà comunicato a breve. Il mio amico Marcello Varoli, nonché detto MBM Extreme Designer, ha fatto un angolino qui a Leicma per il secondo anno consecutivo, però quest'anno ti sei sorpassato. Io parto da questo tavolino qua, Marcello, cosa ti ha ispirato? Niente, è una forma di desk, praticamente di differenziare un po' la situazione dei desk abituali che vedi negli stand, che vedi nelle situazioni. Qua anche frequentando un po' il discorso del MotoGP, Volevo ispirarmi a questo. Sei davanti alle ospitality quando mettono sgabelli, così differenziare un po' questo discorso, insomma. Assolutamente sì. Senti, vedo anche delle altre, le classiche poltrone con le quali poi hai decorato i box di molti team del motomondiale, nonché quello anche di Tony Cairoli, vediamo là il suo numero 222, e poi un sacco di oggetti, di componenti d'arredo che possono fare la differenza, delle lampade, sgabelli, veramente un capolavoro. Sì, grazie, ti ringrazio. Sei un amico, magari non è obiettivo. No, però lo penso, altrimenti non lo grazie, direi. Grazie, sì, sì. No, c'è anche un utilizzo di materiale, chiamiamolo povero per modo di dire, perché questi qui sono le pareti, quelle che vedi abitualmente nei cantieri, che solo decorate col nero fanno già la loro scena. La putrella in sé non ha un costo particolare, però messa in un certo contesto e decorata diventa anche elegante. Poi vabbè, le stampe, le profondità, le situazioni, cioè cerchiamo di adattarci a un qualcosa che necessita in questo momento, quindi la novità di fare qualcosa di diverso nel mondo, perché sennò... Bene Marcello, se qualcuno ha qualche voglia, qualche pezzo, una moto magari cara che è ormai un rottame e non sa che cosa farci, a volte smontandola, recuperando i pezzi, Marcello può crearvi delle situazioni di questo tipo. Per cui complimenti a MBM Extreme Designer. Il sito com'è? www.marcellobaroli.it, oppure sulla pagina Facebook, è più facile perché lo aggiorno un po' di più. Com'è la pagina Facebook? Ma è Marcello Baroli oppure MBM Extreme Designer. Bella zio, complimenti. Grazie, grazie Franco, ciao a tutti. Sempre riferimento alla Tejo 1D, eh? Ad esempio sul bagnato aveva dei limiti,
perché non dava quel feeling, quella sicurezza, soprattutto in ingresso curva, perché il fatto che non aveva un trasferimento di carico, ne va pochissimo. Sì, però quello io ti dico, i piloti che l'hanno provato, che avevano dei grossi problemi, faccio un esempio. Sicuramente pronti via può dare un po' fastidio, perché un esempio, abituati al trasferimento di carico, sì. Qui è ridotto. Un esempio banalissimo, al minimo, quando quindi. Migliorati corse nel 93 la Sport Production con la Tesi, mi ricordo che dunque a Mugello vinse, stravinse, Vallelunga stravinse, a Monza Subiato non si qualificò perché non la sentiva ed era un problema per alcuni piloti, per altri invece che si fidavano, Danilo uno di questi, per dire, a Vallelunga abbiamo fatto una gara in mezzo alle Open con la Tesi col motore con 100 cavalli, cosa ridicola, nemmeno perché era di serie, quindi avevamo la pole, avevamo sul bagnato perché lui si fida. È vero che questa moto qua, ripeto, ha un sistema, l'avantaggio è un po' diverso, per cui la moto un po' affonda, quindi ha un po' di trasferimento, ha un pochino più di feeling se vuoi, no? Però poi i vantaggi rispetto a una farcella sono ancora enormi, per cui credo che sia un progetto da... C'è stata qualche interazione con Ascanio per il modello che lui ha fatto della Virus? No, nel senso che c'è un buon rapporto, ci stimiamo, no? Per cui non... Perché sai, a brevi tempi, visto che la concezione, la genesi è quella, no? Sì, di fatto la sua è, adesso non penso che possa poi dire il contrario, la sua è una Tesi evoluta con motore Ducati, rivista, ha fatto un bello sviluppo, ma fondamentalmente è la moto che fece Marconi negli anni 90, è quella, grosso modo. Questo è il motivo per cui ha fatto un ottimo sai, sviluppo. Ce ne fossero 10 così in giro? Certo. Nel giro di X tempo, vai a decuplicare quelle che sono le esperienze, vai a decuplicare o centuplicare quelle che sono tutte le prerogative per arrivare prima ad avere dei tempi o anche delle piccole modifiche dal punto di vista della geometria che diventano vitali proprio per lo sviluppo del mezzo. Oh, basta sentirvi parlare, ragazzi, siamo in bimota, Virginio, stai... chiaramente di domande i ragazzi di Bimota, però siamo qui perché è un marchio a cui tu sei legato forse più di chiunque altro, nata a percorrere, là ci sono tutti i titoli, 5 campionati del mondo, 44 volte campione d'Italia, insomma veramente una marea, 12 volte campione in altri campionati, trionfatrice alla 1000 km di Monza. Tu hai vinto un mondiale con loro, sei qui a rompergli le scatole, vuoi sapere... Insomma, lui sa che io... State parlando nella fattispecie di una particolarità, io direi andiamo a vederla, perché qui vedere le vostre facce, siete belli, bravi, veloci, però io voglio che andiamo a vedere la moto. Andiamo, dai, andiamola tutti, via. Andiamo qui, questa poi ne parliamo, però stavate parlando nella fattispecie della zona anteriore di questa moto, perché è così particolare? Sì, beh, salta subito all'occhio, non ha la farcella, esatto. Ha praticamente un forcellone del tutto simile al posteriore e allo sterzo che praticamente è infulcrato sul perno a ruota, per cui insomma, per una moto è abbastanza insolito. Da qui derivano tutti quei discorsi che stavate facendo, cioè il fatto che questa moto che per Virginio rappresenta il futuro, perché? Perché dice guarda, se pigliamo tu o io, facevi l'esempio mio, no? Che sono uno che utilizza la moto per lavorare, perché non va in pista, ci mettiamo qua su questo cemento liscissimo, super viscido dell'EICMA e freniamo con una moto normale, freni molto prima, con questa freni molto dopo. Sì, esatto. Perché? Perché? Perché non ha trasferimento di carico, mentre una moto tradizionale infrenata, la forcella ha molta escursione, per cui si va ad alleggerire il posteriore, si va a caricare molto l'anteriore con un crollo esagerato dell'avancorsa, dell'angolo di sterzo, per cui la ruota tende a chiudere, a prendere sotto, no? Si dice in gergo. Questa moto qua invece non ha questo problema, la moto affonda di meno, per cui non ha il crollo dell'avancorsa e in curva entri molto, con molta più stabilità e sicurezza. Per cui è anche un ingresso molto più veloce, anche una percorrenza di conseguenza più veloce. Senti Virginio, parlare di Bimota è un parlare di Italia e questo non ci può che far piacere. Perché secondo te Bimota ha un grande futuro, un futuro splendente? Innanzitutto perché c'è una cultura del luogo proprio ed essendoci stati nella compagine Bimota elementi incredibili, primo tra tutti Massimo Tamburini, è nata una scuola
che ha portato questo tipo di risultato e nonostante ci siano state varie traversie aziendali dal punto di vista economico e dal punto di vista produttivo anche, ma ha sempre mantenuto un target tale da permetterle negli anni, nonostante tutte le problematiche che appunto accennavo, di avere ancora un marchio, un nome e una risonanza a livello mondiale incredibile. E poi guidare una bimota credo che sia un qualcosa di particolare anche dal punto di vista emotivo, in un momento in cui le moto, le special nella fattispecie hanno sicuramente un vantaggio rispetto al prodotto di serie, qui non stiamo parlando di una moto di serie, giusto? È una moto direi artigianale, ogni moto è quasi unica perché poi è montata in maniera maniacale, artigianale, ogni pezzo ha la sua storia. Il carbonio viene rifilato moto per moto, i pezzi vengono aggiustati moto per moto, per cui veramente ogni moto ha la sua identità, per cui guidare una bimota è sicuramente una cosa esclusiva, sono sensazioni diverse, diciamo. Assolutamente. È Danilo che le prova, le testa. Danilo, dacci la tua impressione, quello che ha detto Virginio, che ha qualche anno più di te. Ma l'impressione è un po' la stessa di quella di Virginio, perché la tesi è, diciamo che il concetto di base è quello tesi, è solo stata migliorata negli anni, quindi diciamo che i vantaggi in staccata sono non avere trasferimenti di carico e quindi si può fare un ingresso di curva più rapido, una percorrenza in curva un po' più elevata, e quindi diciamo che il vantaggio principalmente sta tutto lì. Senti, ti posso interrompere? Prima che la ricoprano, hanno scoperto, guarda, orca miseria, spiegaci qualcosa di quella, che poi comunque riusciamo a vedere. Io la farei, questo dovrebbe spiegarla qua viva. Che... Dici qualcosa. Abbiamo... Sì, questa è l'ultima nata, è motorizzata a BMW, adesso la stanno coprendo, ma vabbè, domani c'è la presentazione, non vorrei essere cazziato. No, diceva l'ultima nata con motore BMW 1000, l'RR, è una moto che deriva totalmente dall'esperienza fatta in Moto2, quindi aerodinamica, rigidezza del telaio, del forcellone, anche il forcellone adesso chiaramente l'abbiamo coperta, ma è fatto dal pieno, per cui è tutta una moto pensata, ispirata e votata alle corse completamente, in questo caso la Superbike. Ok. Ti avevo interrotto, ma quel sistema lì riportato su una moto, un prototipo, diciamo MotoGP, potrebbe secondo te pagare anche in questo momento? Sicuramente, sarebbe bello provarlo. Sarebbe bello provarlo. Quindi adesso chiediamo ad Acquavia di fare una MotoGP con questo. Sì. Guarda, c'hai già lì il pilota, ce n'hai già qua avete già i due piloti. Abbiamo il pilota, il progettista, manca il budget. Ma ce ne metto io, ma se era per il budget dovevi dirmelo, ce l'ho qua, guarda, ci avrò 35,40 €, ti lascio tutto. Il 5 c'è. Vabbè, dai, Virgi, sono contento di averti trovato qua come inizio di questa avventura, anche Picchi Picchi Motorcycle World, giusto? Yes, andiamo. Salutiamo e torniamo un po' con rammarico perché non ce l'hanno scoperta, ma loro non sanno che noi l'abbiamo già registrata, perché le abbiamo viste, le abbiamo già viste l'immagine. Va bene. Immancabile la nostra visita all'EICMA 2013 allo stand della Polizia di Stato, Polizia Stradale, dove trovo il mio amico Paolino Blora. Ciao Paolo, pronto a partire per Valencia, dove segui tutto il gruppo dei piloti delle Fiamme Oro, giusto? Sì, Però qui invece cosa sei a fare? A perdere tempo come al solito? No, qua sono insieme ai miei colleghi, dove abbiamo portato appunto la moto che gentilmente ci ha dato in uso la BMW Italia, e la quale usiamo sia per correre sia per far vedere appunto ai ragazzi che abbiamo un gruppo sportivo e cerchiamo appunto di dare dei consigli a questi nuovi ragazzi giovani che si avvicinano alle competizioni, dicendo loro un po' tutti i trucchi da seguire, onde evitare di incorrere negli errori che abbiamo fatto noi stessi. Ecco. Esatto, errori in pista che invece per strada possono trasformarsi in errori purtroppo irrecuperabili, ed è questa la funzione della Polizia Stradale, cioè quella di aiutarci, perché molto spesso, no, ma io in primis vedo la macchina della polizia, vedo la moto della Polizia Stradale,
ho subito un momento, no, in cui i peli diventano... In realtà voi siete sulle strade per aiutarci, questo è il messaggio che secondo me deve passare. E c'è questa unione virtuale tra la strada e la pista che è molto importante. C'è un'unione virtuale ma una separazione di fatto, perché siamo qui con i piloti nostri, di polizia, delle Fiamme Oro, per rimarcare quanto è differente la pista, quanto è un universo completamente diverso rispetto alla strada. Basta guardare questa moto, le gomme sono in un certo modo, non ci sono gli specchietti, non ci sono i fanali. La strada è tutta un'altra cosa, quello che fanno loro, i fenomeni in pista, non si può ripetere in strada. E allora cerchiamo di trasmettere questo ai ragazzi, ma anche alle persone che passano nel nostro stand, facendo riflettere su quali sono i pericoli, su quanto è importante andare in moto in un certo modo piuttosto che sentirsi in pista e rischiare inutilmente quello che poi vediamo spesso sulle nostre strade. Qual è il compito più difficile che avete, soprattutto con i giovani che sono il futuro, no, della nostra società, del nostro mondo? Qual è la cosa più complicata da far capire loro? Far capire che le regole non sono lì a vessarli, ma la regola, se condivisa, aiuta loro a vivere il loro futuro stesso. La regola non è lì a punirci, la regola va capita, condivisa e seguita proprio per questo. Abbiamo la possibilità di vedere, come poi tutti i partecipanti, visitatori a EICMA, le moto, le vostre moto, quelle che usate sulla strada. Ce le spiegate, ce lo fate vedere, che cosa hanno di diverso rispetto alle moto di serie? Beh, in realtà rispetto alle moto di serie ben poco. Intanto motoristicamente sono assolutamente originali. Molti vengono qua, ci dicono: ma le vostre macchine, le vostre moto sono elaborate? No, non c'è bisogno, perché elaborarle? Non siamo in pista, ripeto. Però sì, c'è tutta una serie di accessori che ci aiutano al lavoro. Si vede la radio, i lampeggianti, le borse. Sotto questo vano c'è la radio vera e propria, che è un mattone grosso così. E sono moto che non devono correre, non troppo perlomeno, ma devono aspettare un servizio talvolta a volte lungo. Pensiamo alle scorte a gara ciclistica che durano ore e ore, e il nostro collega che deve proteggere i ciclisti affrontando pioggia, neve talvolta eccetera, deve avere un mezzo affidabile, sicuro, comodo. Non è una moto da strada, questa è una moto gran turismo in fondo, e niente, queste sono le caratteristiche principali di una moto della polizia stradale. Questo si richiede ai nostri mezzi. Ma allora sfatiamo quel mito in cui quando c'erano le marea, avevate le marea, qualcuno diceva che montavano il motore Ferrari, vi ricordate quel motore della tema Ferrari 832? Sono balle o qualcosa è successo? Il termine è giusto. Il motore della Marea, che ben ricordo, era un 2005 cilindri, in effetti performante, ma assolutamente originale. Certo, sprigionava una potenza non da poco, ma non era assolutamente poi Ferrari, questo no, sicuro. Va bene, vi ringraziamo molto Paolo, in bocca al lupo per tutti i tuoi piloti, ti aspettiamo a griglia di partenza e grazie mille per l'ospitalità e buon lavoro. Grazie, ciao a tutti, ciao. Eccoci qua. Mi scusi, signor Pugolotti, ma lei perché ha buttato via del tempo a scrivere dei libri su questo essere? Era un personaggio lui, veramente. Un personaggio vero. Un personaggio lui vero ancora, come ne trovi pochi. Io l'avevo praticamente individuato allora perché... Visto oggi è una cosa, visto allora era tutt'altra roba. Io innanzitutto avevo il suo poster nella mia cameretta. Beh, non vantarti, io avevo quello di una tennista senza mutandine, mi ricordo un'immagine da dietro bellissima a Wimbledon. Sto scherzando. Vabbè, io conoscevo bene il mondo, ma lui no. Secondo me lui era veramente un personaggio che andava bene da raccontare, andrebbe bene anche oggi. Non solo. Va bene, noi lo cerchiamo di raccontarlo come cercherà di raccontarlo Picchi, dopo spieghiamo cos'è, se mi dà una mano e non fa come al solito. Ma secondo te perché ha vinto meno di quello che avrebbe dovuto vincere? Secondo me lui andava oltre quello per la gente. Lui era vincente per il suo modo di affrontare le corse, per come l'ho vissuto io, per come l'ho visto io. Lui era vincente, era fuori logica. Fuori concorso, no, era fuori logica. Era fuori logica. Perché lui ragionava in maniera diversa. Io ho avuto la possibilità di stare con lui qualche tempo, no? Ci siamo incontrati, ma se tu dici... In una intervista mi fa, ma tu sei
omosessuale? No, ma... no, non mi sembra, no, ma abbiamo fatto una battuta come una, con un interrogativo, no? E magari tu dici no, perché noi ci siamo frequentati. Tu devi pensare che lui c'aveva tutta una filosofia incredibile, quindi che secondo me andava molto raccontata ed è un personaggio, insomma, tuttora, che io sono tanti anni che non vedo, ma penso che sarà così, perché quel DNA non mente, cioè non era un pilota secondo me. Lui si incazza se gli dico così, ma era una scelta, come lo ricordo bene, di un modo, interpretava un modo di vivere, e secondo me quello andava proprio raccontato, forse a non tutti diciamo è arrivato, perché secondo me in quel periodo, a differenza di oggi, non c'era la stessa fonte di comunicazione, c'era una comunicazione molto molto più rara. Se noi andavamo, allora c'erano tre giornali in croce, mi ricordo che si guardavano quei soliti giornali, no? Motociclismo, Motosprint un po', no? C'era Rombo, c'era quella roba lì, ma non era così ed è entrata come oggi. Lui oggi sarebbe un personaggio che si potrebbe in qualche modo vendere tanto, ecco, come idea. E mi era piaciuto proprio, ecco perché quando io l'avevo proposto, diciamo anche per fare questo libro, io mi ricordo che avevo chiamato lui una sera, non ci conoscevamo, vero? Ed è una cosa che mi ha piaciuto tanto. Poi non so, è difficile spiegare in poco. Sono arrivato puntuale all'appuntamento? Chiedilo. Non è mai con me non è mai successo. Oggi, perché dunque, tu devi pensare che quando io sento oggi che ci dicono che ma quel pilota lì si è rimesso in due giorni, tu non hai capito bene cosa faceva lui, perché io, standoci un po' assieme, l'ho visto proprio per bene. Se vuoi te la racconto. Sì, assolutamente. Allora, solo di girarti un po' così, almeno siamo a picchi, ciao allora, a tutto il mondo. Allora, ciao. Allora, è successo che praticamente lui si era rotto il malleolo a Le Mans, mi ricordo, perché si era sfracassato contro... ma si era rotto malleolo e anche forse anche la tibia, possibile, aveva rotto. Forse allora era quello periodo, quello della tibia in Spagna. Io mi ricordo comunque io l'avevo... Sì, se l'era rotto, e siccome io abito a Parma e lui era andato a farsi visitare da dottor Costa, sempre il solito personaggio, e praticamente, e mi ricordo che ci siamo trovati al casello dell'autostrada, perché noi ci trovavamo in posti veramente insoliti, ma anche gli orari erano insoliti, perché noi ci siamo trovati alle 3 di notte al casello dell'autostrada, no? E praticamente arriva questo qua che aveva tutta la gamba ingessata, no? Bello stivaletto, gli ho detto ma allora non corri la prossima corsa? No, diceva la corro sicuramente. Allora le moto si mettevano in moto a spinta, quindi non è così facile fare. E mi ricordo che lui andò a casa e ed iniziò a provare a spingere con qualcosa che mi diceva, e in gara ci fu. Ma la cosa bella è che aveva montato il cambio al rovescio, perché questa fu la cosa incredibile, no? Che lui aveva il cambio al posto del freno, e quello, quando sei secondo me concentrato, non è proprio una cosa così. Denota il fatto di avere, oltre a un manico notevole, una testa che funziona in maniera spaventosa. Era una filosofia completamente fuori dalla logica. Per me è un grande. Va bene, senti, è stato un piacere averti qua, vedervi insieme, anche perché con questa intervista credo si sia dato inizio ufficialmente a una web TV, a un portale molto particolare, si chiama Picchi Picchi, che vorrei tu ci spiegassi anche chi ci lavora, perché, che cosa si farà, anche perché questo sarà il taglio di interventi che credo si troverà molto spesso su Picchi Picchi, perché un qualcosa di diverso dai siti dedicati alle due ruote che si sono visti da ieri fino ad oggi. È verissimo, ma te lo potrebbe spiegare meglio questa carina e dolce signorina, ma in poche parole vogliamo far sì che questo contenitore abbia la possibilità di mettere in correlazione tutti i motociclisti e i motoclub del mondo, e poi all'interno troverai tutto quello che serve normalmente a uno che ama la moto, quindi minimo comune denominatore la moto, brum brum. Picchi Picchi vuol dire in Swahili moto, ed è saltata fuori chiaramente da una semplice affermazione di una bimba, figlia di mio cognato, che è di colore, metà chiaramente bianca in metà, è venuto fuori questo color crema bellissimo, e che un giorno, mentre cercavamo questa soluzione, ha detto Picchi Picchi, Picchi Picchi appunto, Swahili. Ecco che
da questo nome che ti fa ricordare qualche cosa di veramente infantile, può nascere qualche cosa che un domani magari con tanta fantasia, speranza e anche ottimismo può veramente integrare nella nostra famiglia motociclistica qualche cosa di nuovo, tra virgolette, perché nuovo non c'è niente, ma qualche cosa che può radunare e raggruppare il tutto. Ci sarà anche una Wikipedia? Che cosa c'è in questa Wikipedia? Ma attingeremo da fonti, iniziative anche personali, quindi tutti i motoclub che saranno messi in contatto e che vogliono dare il loro piccolo contributo raccontandoci vicende, raccontandoci di personaggi all'interno, perché ci sono sempre personaggi originalissimi, vogliamo far sì che vengano messi alla luce e tutto questo potrebbe risultare interessante per tutti gli altri. Questa edizione di Griglia di Partenza è realizzata in collaborazione con Peugeot Scooters, Nolan, Bosch, San Carlo, Polini, Diavolina, Fassina, Aznom, PB Racing Lotus, Go and Fun Green Energy Drink. I like the way